Antonio Cosentino, com'è andata? Io credo che sia stata una iniziativa opportuna e necessaria, soprattutto per la presenza del professore Verrastro, perché avremo dopo questa iniziativa credo l'occasione per avviare una collaborazione del territorio di Lauria in particolare per quanto riguarda la conoscenza del contributo dato dal Lagonegrese alla lotta per la liberazione. Tra l'altro, Presidente, tu facevi emergere dei fatti nuovi e delle situazioni che magari sono sconosciute a tanti. Mi riferisco in particolare ad esempio alla presenza degli internati ebrei qui a Lauria, ma non solo, perché come dicevi Lago Negro è stato il paese che ne ha ospitati di più, però Lauria ne aveva oltre 40, quindi un numero consistente. Sì, certo, anche su questo stiamo facendo una riflessione e soprattutto abbiamo avviato una ricerca, perché come hai ricordato tu il grosso nella nostra zona era concentrato sul Lago Negro, ma anche a Lauria, tant'è che abbiamo preso contatti con la direttrice del campo di Ferramonti, che pochi sanno e fu l'unico campo di internamento dell'Italia meridionale, e quindi approfondiremo anche questo, passami il termine, filone, naturalmente avvalendoci del contributo che a questo punto ci potranno dare l'Università della Basilicata, ma soprattutto immagino Carmine Cassino e Rosanna Lamboglia. Ecco, ultimissima cosa, Presidente, hai anticipato che vi saranno iniziative importanti sulla commemorazione, insomma anniversario sì, ma di solito anniversario si lega ad un fatto positivo, invece sappiamo che purtroppo ci fu una strage qui a Lauria, no? Sempre nel cercare di trovare insomma, ecco, notizie nuove, anche scoprire situazioni particolari, ci ha così sorpreso questa cosa che avete portato alla luce, cioè dell'unica partigiana donna in questo territorio è stata di Lago Negro. Sì, è una partigiana donna, mi pare il nome sia Maria Pia, mi sfugge il cognome, e questo ci ha sorpreso, no? Perché notoriamente dalle parti nostre le donne non si erano mai occupate di certe questioni, no? E quindi sapere che anche una donna del nostro territorio ebbe la sensibilità di partecipare alle quattro giornate di Napoli chiaramente ci inorgoglisce in qualche modo. Chiudiamo, Antonio, con una battuta. Sappiamo che tuo padre è stato, come molti nostri padri purtroppo sono stati, protagonisti della Seconda Guerra Mondiale. Quanto ha influito in Antonio questa situazione particolare, familiare, no? Perché sicuramente il tuo papà ti ha raccontato delle sue esperienze. In me questo ha influito molto, perché mio padre forse è stato uno dei pochi a raccontare ai figli già da piccoli le vicissitudini della sua prigionia, il fatto di essere privato della libertà, stare in un campo di concentramento, patire la fame e senza sapere cosa ne era dei suoi congiunti. E mio padre fu uno che non si perse d'animo e cercò di dare sue notizie alla famiglia, comunque tramite la Croce Rossa, tramite il Vaticano, tant'è che io conservo una lettera che il Vaticano spedì a mio nonno dando notizie di mio padre,
e insieme a mio figlio abbiamo avviato una ricerca anche presso il Vaticano e ci hanno fissato l'appuntamento per novembre prossimo, perché come Mario tu ben sai, accedere agli archivi vaticani non è una cosa semplice. Una domanda supplementare, perché tu parli di Vaticano, hai in qualche misura parlato di Vaticano nel corso della conferenza, perché ad un certo punto, rispetto al dilemma se fare o non fare le iniziative, se renderle costanti, se ripeterle, tu hai detto beh, qui siamo al cospetto, diciamo, di un metodo che è durato 2000 anni e più o meno sta andando bene, quindi insomma. Ma io lo dicevo non per banalizzare il concetto, ma lo dicevo perché se il rito non è un fatto fine a se stesso, come è stato ricordato da più di un intervento che sono susseguiti questa sera, e insomma il ripetersi di queste celebrazioni nella maniera opportuna, io ritengo che siano fatte estremamente positive, soprattutto, come dicevano nel mio breve saluto, perché i giovani forse sono distratti da altre questioni, e penso che dobbiamo ricordare loro che se oggi noi viviamo in libertà è perché qualcuno l'ha conquistata, ma la libertà non è conquistata una volta per tutta. La libertà, io uso dire, è come una pianta, va innaffiata quotidianamente, quindi ognuno si deve ricordare che se vuole vivere in libertà deve fare in modo che sia curata questa libertà e non deve abbandonarsi, insomma, allo sconforto perché qualcuno gli manda messaggi un po', come dire, sublimi in questi momenti. Dottoressa, una serata importante dove si è anche seminato, no? E probabilmente si sta già raccogliendo il lavoro di un nuovo corso legato all'Associazione dei Partigiani, ma anche ad un nuovo sodalizio che la vede protagonista. Abbiamo cercato in collaborazione con l'ANBI di creare questo evento culturale che, al di là degli scopi specifici legati al tema, appunto storie di partigiani in Lago Negrese tra oblio e memoria, aveva del valore aggiunto. Questo valore aggiunto era la collaborazione e la tessitura di reti tra associazioni per non limitarci appunto alle procedure, ma appunto innescare dei processi di collaborazione, condivisione e di partecipazione, affinché appunto si andasse oltre le prospettive personali, individuali, appunto di associazione, per creare dei valori condivisi che portassero a ciascuna delle associazioni coinvolte un valore di crescita aggiunto. Dottoressa sicuramente mi correggerà, però questa domanda gliela faccio. Si notava nel suo intervento, anche nell'intervento di altre personalità, cito il professore Cassino, la volontà del rigore storico, dell'approfondimento, della ricerca, e certamente è un orizzonte importante. Non c'è il rischio però di un po' allontanarsi in qualche misura da una popolazione che continua purtroppo ad essere, e lei lo ha detto pure, no, la sua preoccupazione di non riuscire a coinvolgere i giovani, cioè voglio dire concretamente, non c'è il rischio che elevando forse troppo la discussione, il confronto, si rischia di perdere un po' la platea, no? Chi poi deve ascoltare? È una falsa preoccupazione o c'è questo rischio? No, questo rischio non c'è, nella misura in cui ogni ricerca storica ha bisogno di che cosa? Di metodo, perché di validazione scientifica, come si diceva appunto durante l'incontro, ma soprattutto
il discrimine vero è quello della modalità della comunicazione. Ci possono essere tanti modi per fare comunicazione storica e credo che non solo l'Accademia ma anche tutti coloro che a vario titolo si occupano di ricerca storica o come cultori di storia o come a vario titolo professionisti in realtà devono lavorare molto sulla comunicazione, perché la comunicazione deve essere attrattiva, non attraente, deve essere attrattiva in modo da che cosa? Far arrivare elementi di conoscenza, ma allo stesso tempo non perdere quello che è un aspetto molto molto importante, che è quello del coinvolgimento emotivo. Non c'è vera conoscenza se non si è motivati alla conoscenza, e la motivazione è sostenuta dall'emozione, dalla misura in cui tu riesci a coinvolgerti rispetto a un tema, rispetto a una problematica più o meno vicina o più o meno lontana. Una provocazione per concludere: molte donne, come mai? Molte donne perché di solito no, nelle conferenze le donne sono sempre molto presenti, però questa sera si notava una forte partecipazione femminile. Beh, innanzitutto la FIDAPA è un'associazione di donne, di donne impegnate nel mondo del lavoro, di professioniste impegnate nel mondo dell'impresa e delle attività commerciali, donne impegnate nel mondo e nel campo vario delle arti, quindi era un po' gioco forza coinvolgere molte donne, perché le socie dell'associazione FIDAPA sono donne. Ma io credo che ci sia anche un discorso di maggiore consapevolezza delle donne che oggi più del passato magari si propongono, prendono la parola e non hanno timore di attivare dei momenti di partecipazione reale come questa che abbiamo visto questa sera. Magari sull'onda di quella partigiana di Lago Negro che è stata... Di Nemoli, quindi non di Lago Negro, è stata evidenziata stasera. Sì, allora, sono quella della sorella di Nicola, Immacolata, è una storia del tutto trascurata. Non ha nessun rilievo, non soltanto diciamo nella storia locale, nella memoria, nella consapevolezza locale, ma è una storia trascurata come quella di molte donne. Oggi c'è un filone della ricerca storiografica che è quella della storia di genere, che viene percorsa nelle sue diverse declinazioni, e credo che valga la pena percorrere anche questi sentieri dell'attuale ricerca storica, insieme a che cosa? Alla microstoria, cioè agli episodi di minuti ma non banali e non minoritari che tutti insieme hanno contribuito a creare che cosa? La storia di ognuno di noi. Germano Fauceglia è uno dei protagonisti di questo nuovo corso, potremmo definirlo così, dei partigiani di Lauria della Valle del Noce, ma mi permetto di dire un po' di tutta la regione. Davvero tanta attenzione per una serie di episodi e la volontà di far sì che questa attenzione non manchi mai nel corso degli anni. Sì, noi queste esperienze, queste condivisioni, convegni sono proprio per cercare di tenere viva la memoria, di tramandare ai giovani generazioni queste storie che abbiamo raccontato pure questa sera. Poi, come si è detto questa sera, l'AMBI non fa solo questo, è attiva su vari fronti, sul sociale. Prossimamente ci riuniremo per chiedere l'attivazione dello sportello del malato, del tribunale del malato. Siamo attivi sull'ambiente perché dall'AMBI è nata l'associazione, prima che fossi presidente, diventassi presidente, l'associazione per la contro la riapertura di San Sago, anche su altri temi dell'ecologia, insomma siamo attenti alla triplicazione dei diritti della Costituzione, non dimenticando appunto la storia, le storie legate alla resistenza. Quindi. Ecco, un'ultima domanda, Germano, abbiamo visto in teleconferenza da remoto Gabriele Nicodemo, che tanto ha dato a questa associazione nel passato, ma anche adesso non fa mancare il suo supporto. Sì. Sì, con Gabriele io personalmente l'ho conosciuto poco, perché quando è stata costituita l'AMBI non ero a Lauria. Ci sentiamo, la famiglia, l'AMBI è una grande famiglia. Con Gabriele comunque ci sentiamo, ci confrontiamo.
ed è bello proprio per le condivisioni come sono state fatte questa sera. L'AMBI è e deve essere una grande famiglia di persone che vogliono tenere viva la memoria e fare e tenere l'attenzione su particolari temi. Grazie. Allora, innanzitutto buonasera a tutti, per me è un piacere ritrovarvi qui nella sala Giulia D'Auria. Io inviterei con me ovviamente anche Germano Faceglia, che è presidente dell'AMBI, con il quale abbiamo organizzato questo evento culturale. Un evento culturale che, come avete visto dalla locandina, parlerà di che cosa? Di storie di partigiani lucani, ma in modo particolare di partigiani del Lago Negrese, storie biografiche soprattutto tra oblio e memoria. Sarà un incontro, voglio dire, non è il classico convegno storico, ma è praticamente un incontro culturale molto dialogato con le socie e i componenti elettivi dell'AMBI, con le socie della FIDAPA, e poi avremo il piacere di avere le conclusioni da parte di Leonardo Verrastro, professore di storia contemporanea all'Università di Studio della Basilicata, che ringrazio per la sua presenza qui e ovviamente ringrazio voi tutti per la vostra disponibilità a essere qui, e ancora ringrazio, non per ultimo, ma perché sarà il primo sostanzialmente a porci saluti, i miei di FIDAPA e quelli di Germano li faremo successivamente a quelli istituzionali del sindaco, quindi non metto altro tempo in mezzo perché abbiamo iniziato con un po' di ritardo e con qualche disguido tecnico che, come in tutte le buone occasioni, ci deve essere, e quindi io provvedo a cedere la parola per i saluti istituzionali al nostro caro sindaco onorevole Gianni Pittella. Rosanna, prego. Prima i saluti e poi cominciamo. Stabiliamo che parliamo seduti. Nessuno grazie. Anch'io evito di scorrere per ringraziare tutti l'elenco di tutti i relatori che parleranno. Per recuperare un po' di tempo, mi permetto soltanto di dare il benvenuto a tutti voi e di ringraziare la FIDAPA e l'AMBI per questa iniziativa molto interessante, che si iscrive in un circuito di iniziative che la FIDAPA da un po' di tempo, l'AMBI da molto più tempo, stiamo portando avanti insieme, e io sono molto contento di ciò, della collaborazione molto feconda con Fauceglia e con Antonio Cosentino e con tutti gli altri amici e compagni dell'AMBI. E devo anche dire che se qualcuno ha qualche dubbio su, che spesso si fa qualche battuta, ma che senso ha oggi l'AMBI, parliamo di cose che sono lontane nel tempo, io penso che ci sia un'attualità vivissima del ruolo di un'associazione come l'AMBI, di cui sono contento di essere socio onorario, perché non soltanto perché esprimo un ricordo doveroso e sincero verso chi ha lottato per regalare a noi la democrazia e la libertà, ma anche perché questi stati, cioè la democrazia, la libertà e direi anche la pace, non sono mai un acquisto per sempre, non sono mai un dato acquisito per sempre, ma sono sempre, necessitano sempre di una costante battaglia, di una costante azione. Nessuno di noi poteva immaginare che nel 2022 ci fosse una guerra nel cuore dell'Europa, che ancora continua. Io ho letto, non so, molti di voi l'avranno letto, il bellissimo centenario di Kissinger, che dice che se nei prossimi 10 anni l'America e la Cina non si metteranno d'accordo per un equilibrio multipolare, ci sarà la terza guerra mondiale. Voglio dire, qui
avvengono cose che a volte si sottovalutano, a me preoccupano molto. Si parla in maniera così superficiale dell'uso dei armi nucleari, ci sono eventi e fatti che si compiono anche nel silenzio assoluto, ci sono guerre che si fanno e non si sanno, diciamo. Quindi di fronte a tutto questo, l'impegno militante di chi si batte per la democrazia, per la pace, per la libertà, è un impegno assolutamente attuale. Ed è per questo che io sono contento di essere qui e di patrocinare come amministrazione comunale, qui c'è anche la Presidente del Consiglio Comunale Lucia Carlomagno, di salutare un protagonista delle lotte politiche di questa nostra terra, che è Gerardo Marchionne. Saluto lui perché non lo vedo fisicamente, diciamo, lo leggo spesso, ma lo vedo fisicamente da molto tempo, e sono anche felice di salutare i figli di un partigiano di questa terra, Tanino e Vincenzo, con Carlo Magno. Un abbraccio molto molto affettuoso a Vincenzo, che è nei nostri cuori, è nelle nostre preghiere, ed è un grande lottatore. Vedete, parleranno loro, poi ci saranno le conclusioni del professor Berrasso, quindi non devo dire nulla. Dico solo che ieri sera abbiamo fatto una bellissima manifestazione, convegno su Aldo Moro e i suoi allievi, che poi sono diventati docenti. Stasera facciamo questa cosa che grazie a voi è di grande interesse. Il 7 settembre stiamo programmando sia sul piano religioso ma anche sul piano civile, diciamo, una bella iniziativa con anche storici come Giampaolo D'Andrea ed altri. E poi ci sarà anche questo spettacolo che qui sta lavorando Mario Lamborghi sul bombardamento. E voglio dire, noi cerchiamo di favorire, sostenere tutte le iniziative che facciano crescere la memoria, ma anche la identità, ma anche la capacità di fare cultura, di fare dibattito, perché non... Nella vita di una comunità non è che c'è soltanto il mattone o c'è soltanto il tema, per l'amor di Dio, decisivo del dissesto, piuttosto che dell'ambiente, tutte questioni fondamentali, ma il tema e la cifra di una comunità è anche la cifra della sua cultura, della sua capacità di aggregare forze sociali, culturali, politiche su grandi temi, e noi cerchiamo come amministrazione di favorire, di promuovere e di sostenere tutto questo. Auguri a tutti e buon lavoro. Grazie. Bene, io ho l'ingrato compito, o meglio, di moderare questo dibattito. Ingrato perché mi è stato dato questo compito. Io in realtà cercherò il più possibile di dare la parola agli interlocutori, e quindi io come da locandina cedo la parola per i saluti dell'AMBI al presidente dell'AMBI, la sezione da via Valle del Noce, Germano Coceglia. Buon pomeriggio a tutti anche da parte mia, ringrazio l'associazione FIDAPA sezione Lagunegrese per averci coinvolto in questo incontro sulla storia dei partigiani della Lagunegrese. Noi già in tempi passati avevamo con Gabriele Nicodemo Presidente, avevamo condotto studi, ricerche, pubblicazioni sui partigiani locali, come avranno modo di raccontare questa sera Gabriele stesso e Rita Galietta. Furono quelle esperienze di studi e di ricerche che permisero di far emergere delle storie sconosciute o in parte conosciute, accrescendo quelle informazioni storiche relative a quel periodo sulla nostra comunità locale. La nostra sezione AMPI ha l'intenzione di riprendere quel filone di studi, allargandole col sussidio dell'AMPI provinciale, con il Presidente Antonio,
oltre il lago Negrese. Il nostro intento sarà quello di andare oltre il semplice dato storico, cioè capire, comprendere le motivazioni di tali scelte, perché tali concittadini scelsero di arruolarsi tra i partigiani, in quale situazioni, anche sui comportamenti una volta rientrati nei luoghi natali, cioè ci riferiamo a quelle posizioni sulle quali ci siamo sempre interrogati, dell'ambito su quelle posizioni di silenzio una volta rientrati a casa, di non condivisione delle loro esperienze. E quindi anch'io, come Rossana, colgo l'occasione per ringraziare tutti, il sindaco, socio onorario dell'ANBI, sempre disponibile alle nostre iniziative, in particolar modo il professore Verrastro, che questa sera ci onora della sua presenza, e ringrazio ancora una volta l'associazione FIDAPA, che sia questo l'inizio di una lunga collaborazione. Grazie. Ora mi toccano i saluti in quanto presidente della FIDAPA. State pure comodi perché parlerò da questo momento e non vi dirò più. sto scherzando ovviamente. Un breve saluto per dire innanzitutto due cose fondamentali per me e che credo siano condivisi anche dall'ANBI. Innanzitutto io sono molto felice per due ragioni principali. La prima perché abbiamo cercato di dare concretezza a quello che era un bisogno di conoscenza storica e di consapevolezza storica di una delle nostre socie. Infatti questa iniziativa è nata dal bisogno di conoscenza di una delle nostre socie che oggi non è qui presente perché è impegnata fuori lauria, ma che porta comunque i saluti, ed è Raffaella Cosentino, la quale è anche socia dell'ANBI, la quale tempo addietro mi chiese di voler condurre uno studio sugli internati ebrei in Basilicata. Io ovviamente da presidente il mio ruolo è quello di accogliere il desiderata delle mie socie e cercare di coordinare queste desiderata e dare loro concretezza. All'epoca io dissi che non era prematuro fare un discorso di questo tipo, cioè sugli internati ebrei in Basilicata, perché questo avrebbe comportato un lavoro di ricerca piuttosto lungo con visite all'archivio di Stato di Potenza, che quindi non era qualcosa di immediatamente concretizzabile, però mi presi l'impegno allora, ce l'ho tuttora, di realizzare questa cosa nel prossimo futuro e quindi di vedere un attimo all'archivio di Stato qual è il materiale archivistico disponibile, prendere degli appuntamenti con i funzionari archivisti e via discorrendo. Però dissi: guardate, non è un problema, perché si può tranquillamente fare un discorso su quella che è stata la partecipazione lucana alla lotta di liberazione nazionale, in modo particolare focalizzandoci su quelle storie di partigiani del lago Negrese che sono poco note o comunque sono l'oblio della memoria. E da qui è partito quindi la collaborazione con la FIDAPA che ci ha portato all'incontro odierno. Il secondo motivo per cui sono doppiamente felice è perché siamo riusciti a creare qualcosa che credo sia fino a questo momento un unicum a Lauria, all'interno dell'associazionismo cittadino, cioè quello di realizzare qualcosa in maniera congiunta e in maniera assolutamente, paritaria. In maniera assolutamente paritaria, mi pare un acquisto di collaborazione e di quello che è la rete dell'associazionismo, che è un timido, se volete, principio, ma che vuole essere duraturo e pervicace anche per il futuro. Detto questo, la FIDAPA ovviamente è un'organizzazione che raccoglie le donne professioniste impegnate nel mondo del lavoro, dell'impresa e anche delle arti, e ha delle finalità che non sono politiche. Ci tengo a rimarcare questo aspetto. La FIDAPA è un movimento d'opinione, un movimento culturale che riveste anche un importante ruolo presso le Nazioni Unite e anche presso il Consiglio d'Europa, però è alieno da noi ogni etichetta politica, ma è soprattutto un
diciamo, un movimento culturale che apre a tutti, è trasversale, è fortemente inclusivo e soprattutto, ci tengo molto a dire questo, non è assolutamente diciamo avverso, diciamo, al nostro alter ego, che è quello appunto maschile, anzi con diciamo con la nostra, diciamo, col nostro opposto si collabora e si cerca di ovviamente di avere delle interlocuzioni, un dialogo sempre costruttivo e proficuo. Detto questo, siccome toglierò ancora qualche minuto per illustrare il lavoro che abbiamo fatto, mi taccio e passo la parola a Gabriele Cosentino, Nicodemo, scusate, Gabriele Nicodemo, un lapsus involontario, insomma, con Gabriele Nicodemo, con il quale iniziano i lavori del nostro incontro odierno. La voce, l'audio. L'unica cosa, abbiamo a disposizione, per non tediare, 10-12 minuti massimo a interlocutore. Benissimo, cercherò di stare nei tempi. Intanto saluto, anche se non vedo tutti i partecipanti, vi saluto tutti. Saluto i miei ex compagni della sezione Ampi di Lauria. Ecco qua, adesso si gira la videocamera. Bene, rinnovo i saluti e vi ringrazio per l'invito. Un altro ringraziamento fatto agli organizzatori per aver ideato questa iniziativa, per aver ripreso un lavoro che abbiamo svolto ormai una decina d'anni fa, quindi risale a circa il 2013, gli inizi del lavoro di ricerca per quanto riguarda il partigiano Domenico, per quanto riguarda i partigiani Giuseppe Carlo Magno e Nicola Carlo Magno di Napoli. Vengo subito al punto. Il tutto è nato con una grande sorpresa, sono venuto in possesso di una pubblicazione appena fatta all'epoca col contributo del Consiglio regionale del Piemonte sul riordino e quindi poi successiva messa in rete di un database del partigianato piemontese, il lavoro svolto all'epoca dal professor Della Valle. Andando a vedere i nominativi, se ci fossero nominativi della Basilicata e della nostra zona in particolare, guardando anche più o meno le date di nascita, vennero subito agli occhi, con le date di nascita più vicine a noi, i due nomi di Giuseppe e di Nicola, entrambi nati nel 1925. Da lì poi sono cominciate un po' le richieste ai vari istituti storici, a cominciare da quello di Cuneo, dove c'erano i primi indizi, ma successivamente tutte le notizie, buona parte delle notizie, le abbiamo avute dall'archivio della Valle, dall'archivio della Valle d'Aosta, dall'Istituto Storico della Valle d'Aosta, dall'Istituto Storico della Resistenza e della Società. C'è stato un carteggio digitale via mail durato un bel po' di mesi, per riuscire ad identificare e due per riuscire poi successivamente a decifrare e mettere insieme un po' i documenti ricevuti. Altro filone di
CET più veloce e più vicino in termini di spazio si è indirizzato verso l'archivio di stato di potenza, andando a richiedere i fogli matricola di tutte. Curiosità: sul foglio matricola il foglio matricola è il foglio, per magari chi non si intende di questioni militari, dove vengono annotate tutte le notizie rilevanti dal punto di vista militare del. Due curiosità. La prima riguardo Giuseppe è che nel gennaio 1947, nonostante avesse fatto parte delle bande partigiane, fu richiamato alle armi e quindi ha dovuto svolgere anche, dopo gli anni di resistenza sulle montagne della Valle d'Aosta, svolgere anche il servizio militare. Invece, per quanto riguarda Nicola, Nicola sostenne la visita in Valle d'Aosta e fu dichiarato rivedibile per insufficienza toracica. Poi non vediamo nessuna notizia sulla privacy, ormai il tempo è passato, però Nicola poi si comportò bene, molto molto bene da partigiano. Chiusa la parentesi delle curiosità, quindi ottenuti anche questi altri documenti, altre richieste poi sono state indirizzate all'archivio centrale dello Stato, dove da qualche tempo erano stati riversati tutti i fascicoli delle varie commissioni provinciali e regionali per il riconoscimento della qualifica di partigiano. Lì siamo andati un po' poco sicuro, perché nel database dell'Istituto Piemontese vi è annotato anche il numero di fascicolo, per cui per i funzionari dell'archivio di Stato è stato più semplice e veloce fare la ricerca, e in brevissimo tempo ci hanno inviato i documenti che sono ancora conservati. Quindi questi sono, diciamo, per quanto riguarda Giuseppe e Nicola Carlomagno, le tre linee sostanziali della ricerca e quindi dei documenti. Poi si è trattato inizialmente, per quanto riguarda Giuseppe, di mettere insieme, perché c'era qualche discordanza fra data di nascita, lavoro. Inizialmente io, da una cartolina, c'erano rilevati alcuni dati, tipo il lavoro risultava anche sergente maggiore, cosa molto strana, perché uno era molto giovane, due come grado non era molto attendibile. E un'altra ricerca, appunto, per quanto riguarda Giuseppe, l'ho fatta presso il comune di Leoria per verificare la data di nascita e quindi eventuali parenti. C'è stata una sorpresa mia innanzitutto, ma anche dei figli di Vincenzo in particolare, che è stato il primo al quale ho chiesto informazioni e conferma delle notizie, delle primissime notizie ricevute. Vincenzo da un lato ha avuto piacere, dall'altro lato è rimasto un po' perplesso, perché a lui non risultavano quelle notizie. La conferma definitiva poi l'abbiamo avuta quando dalla Valle d'Aosta mi hanno inviato, fra le varie carte, anche un articolo, e su quell'articolo vi è pubblicata, non so se avete lo bruscoletto lì con voi, vi è pubblicata anche una fotografia insieme ad altri partigiani di Giuseppe Carlomagno. Tanino mi
diede la conferma e mi disse sì, è lui, puoi stare tranquillo. C'è stata anche questa sorpresa per quanto mi riguarda e per quanto riguarda i figli. Invece per Nicola io sono riuscito a parlare grazie anche all'aiuto e al contatto di Gerardo Melchionda, che saluto in modo particolare, con Gabriele, la sua... Gabriele, scusami, hai due minuti, se ti avvia alla conclusione, grazie. Sì, ripeto, grazie a Gerardo Melchionda sono riuscito a parlare con la sorella di Nicola Carlo Magno, di Nemoli. Altra curiosità e altro particolare, Nicola Carlo Magno è rientrato a Nemoli, sebbene fucilato dalle forze, quindi partigiano caduto, fucilato nei pressi del cimitero di Mendeti, in provincia di Aosta, fu fatto rientrare all'epoca, almeno questo mi è stato detto, come un soldato, fra virgolette, semplice, ma non fu data allora la solennità del partigiano caduto, e quindi anche questo, su questi eventi e sui silenzi, come da locandina, c'è ancora tanto da riflettere. Vabbè, mi fermo qua, avrei ancora altre cose da dire, poi magari nel caso se c'è qualche domanda, curiosità o altre cose sono a disposizione. Per il momento grazie per l'invito e di nuovo saluti a tutti. Grazie per la tua comunicazione. Adesso passerei la parola a Rita Gaglietta, che fa parte del direttivo dell'ANBI, alla quale chiedo anche di stare nei 12 minuti massimo, e a 2 minuti dalla fine le chiederò di fare le conclusioni. Sì. Grazie Rosanna, spero che funzioni perché non ho voce. Allora, buonasera, io parlo a nome dell'ABI, sono componente del comitato di sezione e insieme a Gabriele abbiamo organizzato poi la manifestazione in una bellissima giornata di sole, era il 25 aprile del 2015. È la manifestazione per presentare il lavoro svolto da Gabriele e sostenuto anche da noi. E anche per noi fu una grande sorpresa, e furono le domande che vennero fuori, soprattutto il perché del silenzio, il perché di quelle scelte. Ecco, vorrei dire che ci siamo interrogati più volte su questo argomento e così siamo andati un po' alla ricerca di ragioni più generali e di ragioni più locali, più particolari. Per quanto riguarda le scelte, riteniamo e ritengo io personalmente che queste dei partigiani meridionali si collocano entro quella crisi generale che colpì le forze armate dopo l'annuncio dell'armistizio, dopo l'8 settembre. Una crisi generale legata essenzialmente all'abbandono delle istituzioni rispetto a quelle truppe, male addestrate e inadeguate per la guerra e inadeguate a resistere alla risposta poi dei tedeschi. Ecco, fu allora nel momento della, come dire, della confusione generale generata dalla situazione storica in cui l'Italia perde la sua autonomia, perde anche la sua libertà e la sua unità, perché viene di fatto divisa in due grossi tronconi. Bene, in quella confusione generale è chiaro che fu tempo di scelte, e fu tempo di scelte per tanti giovani militari, e molti di questi erano del Sud.
alcuni di loro non riuscirono a passare le linee per tornare a casa, perché ci furono molti fuggitivi, attenzione, molti fuggitivi con la dissoluzione del Regio Esercito, fuggitivi che trovarono poi sponda nei civili della zona, ma non tutti riuscirono a superare le linee e a rientrare a casa, specialmente i militari del sud. Ecco, noi siamo di fronte a soldati che si trovano lì e che sceglieranno fra le formazioni partigiane da un lato e i bandi della Repubblica Sociale di Salò dall'altra. Furono effettuate scelte. Giuseppe Carlo Magno, Nicola Carlo Magno scelsero. Come dice Calvino, furono scelte a volte occasionali, lo dice nel Sentiero dei Nidi di Ragno, furono scelte casuali. E alla fine il commissario Kim dice, beh, alla fine poi si sono accorti di aver scelto, e quindi la consapevolezza, di aver scelto la parte giusta, quella del riscatto. Va bene? Anzi, qui una brevissima parentesi, ma Rosanna è tiranna. Forse bisognerebbe anche, secondo me, una pista da percorrere è l'incrocio che ci può essere fra letteratura e presenza dei soldati meridionali delle formazioni partigiane. E penso a Fenoglio, penso al partigiano Johnny, che quando decide di diventare partigiano, il primo incontro che fa, sono tre siciliani, e il loro dialetto, dice, che esce, che esplode dai denti, dice Fenoglio, questo dialetto siciliano, tre siciliani che si trovano in Piemonte davanti a Johnny. Oppure lo stesso Calvino, che parla, sempre nel Sentiero famosissimo, di quattro calabresi, un mondo a sé, quasi cannibali, quasi molto strani, e di un carabiniere napoletano dotato poi di grandissima ingenuità. Cioè, sono lì, i meridionali sono nella letteratura, bisognerebbe forse anche farlo questo percorso, perché prima della storia e prima dell'oblio, diciamo, c'è stata la testimonianza di chi poi la resistenza l'ha fatta, da Fenoglio a Calvino, eccetera. Bene, e fra l'altro non è tempo più di testimonianze, secondo me, ma è tempo di storia, perché solo così riusciremo a ricucire una situazione, un contesto che è alla base poi, va bene, di tutto quello che è venuto dopo, della democrazia, della Costituzione, della libertà, eccetera. Allora, tornando a noi, le scelte furono fatte. Ci fu chi scelse anche di non aderire alla Repubblica di Salò e furono i 650.000 soldati catturati e condotti e deportati nei campi di concentramento tedeschi, i quali rifiutarono ogni forma di collaborazione con i nazifascisti e preferirono la vita durissima dei campi di concentramento. Pensate che ben 40.000 morirono in quei campi di concentramento a fronte di una resistenza che viene definita resistenza silenziosa, senza armi, che alla fine porta, diciamo, a un vero recupero della dignità di quei soldati, che non furono però riconosciuti quando rientrarono. Molti IMI, così si chiamano, gli internati militari, gli internati militari italiani, riconosciuti, anzi la loro scelta fu vista come vigliaccheria, preferirono stare comodi, virgolettiamo, nei campi di concentramento piuttosto che combattere, e non fu riconosciuta. Fra l'altro solo negli anni Ottanta si è cominciato a recuperare queste storie e questa memoria. Anche qui, ecco, l'AMPI di Lauria, la sezione di Lauria, si sta organizzando per creare un opuscolo che riguarda gli IMI partiti, cioè i soldati di Lauria, internati militari, che hanno poi, diciamo, sono tornati in silenzio, accorti con freddezza, indifferenza, non lo so,
che cosa è successo, perché qua qualcosa è successa. Il discorso degli IMI, fra l'altro, è molto forte, anche perché se andiamo a scorrere la lapide che abbiamo inaugurato insieme al sindaco Pittella dei caduti civili, dei caduti militari, dei dispersi, ebbene, in quella lapide io li ho contati, ci sono 17 cittadini di Lauria morti nei lager, sono 17 soldati morti nei lager. Quindi fanno parte questi soldati meridionali di un processo molto molto ampio, che è poi quello delle varie resistenze, delle tante resistenze. Tornando alle scelte, dunque, forse è questa occasionalità di trovarsi e di maturare poi delle consapevolezze strada facendo. Il discorso del silenzio, anche su questo ci siamo interrogati. Il discorso del silenzio è molto molto pesante, perché su di esso grava una situazione nazionale e internazionale che negli anni 50 soprattutto era fortemente ostile all'antifascismo, e questo per l'esistenza, fra l'altro, dei due blocchi che vanno, della guerra fredda, che vanno a scompaginare l'unità del CLN, l'unità delle forze politiche che parteciparono alla resistenza. Da cara, scusami, 2 minuti abbiamo già passati. E allora io... 2 minuti però, possono essere tanti. Io di solito dilago, però... Allora, quindi dicevamo questo fatto del silenzio, quindi una situazione internazionale molto grave. La guerra fredda, lo scompaginamento, si può dire, dell'unità resistenziale del CLN da un lato, dall'altro anche la situazione nazionale di grave crisi economica, di difficoltà, di ripresa del dopoguerra, sono, e non dimentichiamo i processi. Attenzione, i 20.000 partigiani furono sottoposti a processo, va bene, dopo la resistenza, e trattati, considerati dall'opinione pubblica come assassini, ladri di polli, ladri di non so che, e in più, diciamo, furfanti di bassa lega. Ecco, questa fu la situazione complessiva. Qui, perché? Quando rientrano, ritrovano le loro famiglie, ritrovano, dopo l'esperienza di lotta partigiana, i fascisti che continuano a camminare tranquillamente per le vie del paese, ritrovano una situazione che richiede la tessera di partito, di un partito saldamente al governo, per poter trovare lavoro. Non hanno nessun riconoscimento economico, fra l'altro, da parte di uno Stato che li ringrazia molto, ma li lascia abbandonati a se stessi. Molti di loro, e così fu pure per Giuseppe Carlomagno, si faranno la valigia e partiranno di nuovo per altre zone. E quindi di che parli se non c'è riconoscimento, se c'è freddezza e indifferenza, voi rispetto agli IMI, da un lato abbiamo detto, voi rispetto a chi ha fatto la resistenza. Ci sarebbe tantissimo da dire, avremo modo magari di approfondire. Io ringrazio tanto. Siccome c'era questo accordo con l'AMBI, quello appunto di fare un dialogo con la cittadinanza piuttosto che un convegno, diciamo, in questa occasione abbiamo pensato anche di intervallare i vari momenti da alcuni intermezzi musicali. Ce ne sarà uno a cappella in conclusione, a cura di Fiorella Di Giacomo, che ringrazio, e di platea. Non potevamo abusare della sua disponibilità, della sua professionalità e anche delle sue corde canore, perché appunto, insomma, era necessario fare qualche altro intermezzo musicale. Quindi abbiamo fatto un po' di ricerca, abbiamo individuato alcuni intermezzi musicali, e quello che vi propongo adesso è una versione cantata da una voce femminile, non poteva essere altrimenti, essendo la FIDAPA prettamente un'associazione femminile.
ma ciò che vi chiedo è di ascoltare attentamente il testo di questa canzone, perché sarà il preludio alla seconda parte in cui prenderanno la parola le socie della FIDAPA, perché io ci tengo a rimarcare questo, il lavoro è stato condotto da loro nei gruppi di lavoro che poi spiegherò brevemente, non vi preoccupate, ma appunto le protagoniste sono loro, così come protagonisti sono i soci dell'AMPI. Allora, speriamo che vada tutto bene, perché io ho timore con la tecnologia. Nicodemo ha alzato la mano, forse. Come? Nicodemo ha alzato la mano. Ah, sì, perché si è staccata la porta. Ah, forse non sentisse. Dalle belle città da tal nemico, facciamo via su bene. Schiavitù del suo tradito, lasciamo case, scuole ed officine, muoviamo in casa delle vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, tembrammo cuori e muscoli in battaglia, siamo i ribelli della montagna, di grandi stenti e di pavimenti, ma per la fede che ci accompagna sarà la legge della perir, siamo i ribelli della montagna, di grandi stenti e di pavimenti, ma per la legge che ci accompagna sarà la legge della perir. Sì, grazie. Mi dispiace non aver ascoltato, non si sentiva la canzone.
Però volevo solamente aggiungere un'informazione in più. Nel 2013, nel periodo 2013-2015, a seguito di un bando, l'Ampi Nazionale ha messo in piedi un lavoro di, a proposito di meridionali e resistenza, un lavoro di ricerca molto, molto corposo, inizialmente intitolato Il contributo dei meridionali alla resistenza. Dopo due anni, culminato poi la restituzione dei risultati, un convegno nazionale a Napoli durato qualche due o tre giorni, a cui abbiamo partecipato io e qualche altro socio dell'ANPI, a conclusione è stato, come dire, preso atto dei risultati, delle ricerche, dei commenti, insomma, del lavoro. Il titolo del lavoro, del convegno, poi è diventato poi anche una pubblicazione cartacea, anziché contributo è diventato partecipazione dei meridionali. Quindi si può ben dire che i meridionali hanno partecipato a pieno titolo alla resistenza. Non è stato solo un fatto del nord, anche se principalmente come luogo di svolgimento si svolta nel centro nord, ma ha visto la partecipazione a pieno titolo anche dei meridionali, non un contributo limitato. Niente, mi fermo qui e rinnovo i ringraziamenti, saluto e vi auguro buon lavoro. Parte di questo nostro incontro, in cui a prendere la parola saranno, come dicevo all'inizio, le socie della FIDAPA. Ovviamente questo è un lavoro di trade union, nel senso che noi siamo partiti da quella che è una sollecitazione di una socia della FIDAPA interessata a queste tematiche, e ovviamente ci siamo raccordati con quello che è il lavoro, diciamo, anche precedentemente fatto dall'ANPI. Del resto questo è il metodo, diciamo, il metodo storico, nel senso che nessuno si sogna di, come dire, di demolire o comunque di non, diciamo, dare merito a chi ha fatto qualcosa prima di noi. Però appunto il nostro obiettivo ha cercato di ampliare la prospettiva e quindi di allargare, appunto, come FIDAPA Lagone Grese, la nostra investigazione a partigiani nativi dei vari comuni, delle varie realtà del Lagone Grese, una realtà territoriale ampia che, come sapete, va dalla propagine di Renica di Maratea fino all'estremo confine con la Calabria, quindi Rotonda e Viggianello. E in questa ricerca ovviamente abbiamo considerato, oltre ai due partigiani lucani citati ampiamente da Gabriele e Nicodemo, anche che cosa? Due altri partigiani, Nicola Carlomagno, che è omonimo ovviamente di Nemoli, e soprattutto su Luigi, anche su Luigi De Ficco di Giacomo. Però la nostra prospettiva si è mossa in un'altra ottica, cioè quella di creare un raccordo con che cosa? Nella prospettiva di quella che ormai è la storia partecipata, ovvero la cosiddetta public history, cioè quel settore scientifico disciplinare ancora piuttosto, piuttosto poco definito, perché ovviamente spazia dall'archivistica alla divulgazione scientifica, alla divulgazione storica, ma che ovviamente svolge un ruolo importante nella misura in cui cerca che cosa? Un raccordo e un collegamento pubblico con il passato, coinvolgendo che cosa? Le comunità cittadine. E questo l'abbiamo fatto per una ragione molto semplice, perché la memoria ha molti nemici, e la memoria ha come nemici innanzitutto il decorso storico, l'oblio, ma anche che cosa? L'indifferenza a volte, e anche, non ultimo, che cosa? Il revisionismo storico. Però chiaramente il nostro obiettivo era quello, appunto, di creare una consapevolezza storica più definita, una consapevolezza storica che travalicasse i confini, diciamo, municipali, ma che guardasse quindi a un'intera area territoriale, quella appunto del Lagone Grese.
E quindi poi sono stati costituiti, come vi dicevo, dei gruppi di lavoro. Io ho suggerito di costituire questi gruppi di lavoro non in solitaria, ovviamente, ma a coppie, perché a coppie si lavora meglio, e quindi sono stati costituiti 3 gruppi di lavoro, e il metodo di lavoro prescelto per tutti quanti è stato il metodo dell'intervista. Il metodo dell'intervista a chi? Ai congiunti, perché ovviamente i tempi non erano felici per poter, diciamo, per poter somministrare un'intervista ai partigiani ormai non più tra noi, ma l'obiettivo era quello di recuperare attraverso la storia orale che cosa? I ricordi dei congiunti eventuali circa questa partecipazione dei partigiani lucani alla lotta di liberazione nazionale. Quindi il gruppo di lavoro ha lavorato con metodo, e il metodo appunto è stato quello dell'intervista, e un'intervista per cui tutte le socie hanno somministrato le stesse domande, e ve le devo leggere perché non le ricordo ovviamente. Le domande erano queste: qual era il rapporto di parentela, affinità nel caso di linea di parentela, affinità nel caso di linea non diretta con il partigiano, ovviamente il partigiano in questione, che potevano essere il Re Carlomagno più De Filippo. La seconda domanda era: all'intervistato ovviamente o all'intervistata, aveva lei una conoscenza diretta oppure il partigiano lo ha conosciuto attraverso i racconti di altri congiunti? La terza domanda: sapeva che il suo congiunto aveva partecipato alla lotta partigiana? E magari aiutare citando i dati che si raccolgono dalla banca dati dell'ANBI. La quarta domanda: il suo congiunto ha mai raccontato in famiglia di questa sua partecipazione? In caso affermativo, quali sono i racconti che la memoria della famiglia ha conservato? La quarta domanda che completava era ancora questa, cioè: la famiglia conserva documenti, foto, lettere dal fronte relative al periodo della partecipazione alla lotta partigiana? La quinta domanda era se il suo congiunto non ha mai fatto cenno a questa partecipazione, cioè, o comunque o ha fatto cenno al contrario una volta ritornato a casa, e qualora non avesse mai fatto cenno di questa sua vicenda, ne può ipotizzare il motivo? Ovviamente questo era il canovaccio a cui tutti i gruppi di lavoro si dovevano attenere, a cui però le socie naturalmente potevano aggiungere domande sorte dalle sollecitazioni degli stimoli che avvenivano durante l'intervista. Da questa intervista chiaramente ora le socie riferiranno quello che è appunto l'esito di questa intervista. Abbiamo anche chiesto ai congiunti di essere tra noi, e abbiamo il piacere di avere appunto qui tra noi Antonietta, che è a fine di seconda generazione, credo, no? Di seconda generazione, e quindi ringraziamo per la sua presenza, così come abbiamo chiesto ai vari congiunti di voler intervenire personalmente in questo incontro per sentire dalla loro voce autentica quello che era il loro ricordo e la loro memoria. Quindi, detto questo, io passo la parola e stravolgeremo un pochettino l'ordine delle comunicazioni. Ci tengo a dire che si parla appunto di comunicazione, perché la comunicazione è diversa dalla relazione, perché la comunicazione è un restituire a un pubblico senza però la struttura di una certa storiografica, che è tutta magari da venire e per il quale magari, insomma, forse questo incontro non sarà inutile, perché sarà magari motivo di ricerca magari per qualche tesista, per qualche ricerca, insomma, che potrà essere proposta a qualche studente dell'Unipass. E quindi io mi taccio e cedo la parola, appunto per ragioni di tempo, a Maria, la quale ci parlerà del primo dei partigiani che noi abbiamo considerato. Buonasera. Il partigiano da me considerato Nicola Carlomagno di Nemoli, il quale era nato a Nemoli il 12 aprile del 1925 e caduto a Piornetto il 7/11/1944. A me piace ricordarlo come partigiano caduto per la libertà. Ottimo elemento, sempre primo in tutte le azioni,
amato e stimato da tutti i compagni. Così si evince dal parere del comandante diretto della 112esima Brigata Garibaldi, Giorgio Riccardo Riccardini, dal documento depositato nell'archivio centrale dello Stato di Roma. Io personalmente ho avuto l'onore e il piacere di incontrare sua nipote Antonietta, qui presente, figlia della sorella Graziella, che ringrazio pubblicamente a nome mio e a nome di tutta la FIDAPA per la disponibilità e per il tempo che ci ha dedicato fornendo informazioni per la ricostruzione della vicenda che ha visto lo zio partecipare al movimento partigiano in Valle d'Aosta, alla quale dobbiamo un caloroso applauso per aver mantenuto Antonietta ci racconta che lei ha conosciuto, racconta lei tramite me, ci racconta che lei ha conosciuto la storia dello zio Nicola dal nonno Domenico, che raccontava vicino al camino sempre del figlio Nicola morto in guerra e dai racconti della madre Graziella. Nicola, rimasto orfano di madre all'età di 16 anni, infatti era partito da Nemoli, dove era nato nel 1925, per raggiungere il fratello Gennaro e la sorella Immacolata, emigrati a Villeneuve in Valle d'Aosta. Racconta Antonietta che zio Gennaro lavorava in un acquedotto e zio Nicola aveva trovato lavoro in una miniera, mentre zia Immacolata invece lavorava in un bar. Dopo l'armistizio dell'8 settembre del 1943, a seguito dell'invasione tedesca in Italia e la nascita della Repubblica di Salò, quando iniziarono a formarsi le prime brigate partigiane della Bassa Valle, il bar dove lavorava zia Immacolata era diventato luogo di ritrovo dei partigiani. Zio Nicola, proprio nel bar, venne a contatto con il corpo dei volontari per la libertà, che parlavano di violenze e di soprusi da parte dei nazifascisti nei confronti della popolazione della valle. Infatti i nazifascisti tenevano i cannoni puntati, sparavano senza scrupoli, perquisivano le case, prendendo galline, maiali, mucche, e tutto ciò che a loro serviva. Di notte poi cerco più fuori. Nessuno poteva circolare, perché sparavano a vista e tutte le case erano oscurate per non far trasparire segni di vita. Zio Nicola, indignato da questi racconti, decise subito di arruolarsi per difendere la causa della libertà. Dapprima si arruolò in una formazione di giustizia e libertà, dove militò dal 20 settembre 1943 al 1 gennaio 1944 e poi successivamente passò nella 112esima Brigata Garibaldi nella 7ª Divisione. Qui vi militò dal 1 gennaio 1944 fino al 7 novembre 1944, giorno della sua fucilazione. L'intervista con Antonietta è stata però una sorpresa, poiché ci ha permesso di conoscere anche la figura di Immacolata. Anche le donne hanno partecipato al movimento partigiano. Antonietta racconta ancora che zia Immacolata, per aiutare il fratello insieme ad altre donne, a turno portavano viveri e tutto ciò di cui avevano bisogno i partigiani in montagna, dove si rifugiavano. E zia Immacolata riferiva tutto ciò che ascoltava e osservava dai militari nazifascisti che presidiavano il bar. Infatti davanti al bar passavano continuamente pattuglie di soldati armati che parlavano tra di loro delle azioni di rappresaglia che dovevano organizzare. E zia Immacolata ascoltava e riferiva con minuzia agli altri partigiani e al fratello in montagna. Verso la metà del mese di ottobre del 1944 prende il via una massiccia operazione contro le brigate garibaldine raggruppate a Chambord-Cher. Il comandante del gruppo di nome Aldo, che era un disertore repubblichino, affidò l'incarico a Nicola Carlomagno di consegnare una missiva informativa ad un'altra formazione partigiana che operava nel Biellese, a circa 70 km da Chambord-Cher,
E dopo 3 giorni e 3 notti di viaggio, proprio quando zio Nicola era di ritorno, fascisti e nazisti iniziarono un nuovo rastrellamento. Erano le 6 del mattino quando si sentirono i rompi dei camion e degli auto blindati che imboccavano la valle. Per alcuni giorni non si ebbero notizie. Successivamente si seppe al bar che zio Nicola era riuscito a raggiungere l'auto e a dare l'allarme del pericolo. Ma il comando partigiano non riuscì ad organizzare la resistenza a causa dei pochi armamenti a disposizione, ma soprattutto per proteggere la popolazione del posto dalle rappresaglie nazifasciste. Il comando partigiano quindi diede l'ordine alle varie formazioni di sparpagliarsi nella valle. Il comandante Alto, Nicola Carlomagno, e una prigioniera di nome Cesira si nascose in una cantina di una casa occultata con tanta neve in una frazione di Bonfanto. Il rastrellamento durò circa una settimana. I tedeschi e i repubblichini fecero molte razzie, bruciarono case, arraffarono bestiame, formaggi e tutto ciò e tutto quello che potevano. I partigiani, ben nascosti, si limitarono a guardare la ritirata del nemico. Con Aldo, Nicola e gli altri, sfortunatamente, c'era anche un militare tedesco, fatto prigioniero in Val di Cogne a fine maggio del 1944, ma che i partigiani avevano deciso di tenerlo in vita per un eventuale scambio di prigionieri. I partigiani, tra cui zio Nicola, vedendo la colonna scomparire all'orizzonte, si rilassarono e proprio in quel momento il tedesco riuscì a scappare. Raggiunse i suoi commilitoni e nella notte tra il 4 e il 5 novembre del 1944 penetrarono nella cantina dove erano nascosti Aldo, Nicola Carlomagno e gli altri. Li fecero prigionieri e li condussero su un carro bestiame prima ad Agosta e poi a Belneva. Immacolata Gennaro appresero nel barco la terribile notizia del rastrellamento e della cattura di zio Nicola, insieme ad Aldo e agli altri, ma non pensavano ad una fucilazione così repentina. La mattina del 7 novembre del 1944, Gennaro e Immacolata udirono da lontano urla e spari provenire dal cimitero di Belneva. Allora si avviarono verso il cimitero e assistettero impotenti alla fucilazione dei 6 partigiani, tra cui anche il fratello, lungo il muro esterno del cimitero, dove fu affisso una lapide che ricorda ancora i loro nomi. Tutti i prigionieri, prima di essere fucilati, furono messi in fila lungo il muro. Vennero bendati, ma zio Nicola si rifiutò perché voleva vedere il volto dell'esecutore. Zio Gennaro e zia Immacolata comunicarono alla famiglia la fucilazione del fratello, partigiano morto per la libertà. Le sue spoglie furono trasferite dal cimitero di Aosta a Nemoli il 27 luglio 1988 tramite la caserma militare di Potenza e accolto con gli onori militari da un picchetto armato del 91esimo battaglione fanteria Ucraina. Sulla sua tomba c'è scritto Nicola Carlomagno morto per la patria. Maria è perfettamente nei tempi. No, aspetta, però ti chiedo di andare alle conclusioni perché ti mancano 3 minuti e sono in ritardo. Quindi devo relazionare su Luigi De Filippo. È la seconda. Ho bisogno di 5 minuti. Sì, con Luigi De Filippo e un'altra, con Nicola Carlomagno hai 2 minuti. Si cantano altri 12. Posso? Sì. Per quanto riguarda invece l'altro partigiano Luigi De Filippo, che da noi è stato individuato il ceppo familiare, ma la memoria familiare non conserva ricordi tali da poter ricostruire la sua partecipazione alla lotta partigiana. Pertanto lui abbiamo pochissime notizie. Sappiamo che era nato a Pigianello il 12 gennaio 1898, dove si spense il 29 maggio del 1950.
agricoltore, laureato in legge, pubblicista e parlamentare comunista. Fu combattente nella prima guerra mondiale col grado di capitano, successivamente fu collaboratore di Rivoluzione Liberale diretta da Pietro Bobbitti, fu richiamato durante la seconda guerra mondiale, fu gravemente ferito, ma ciò non gli impedì, dopo l'armistizio, di prendere parte alla lotta di liberazione delle file della Resistenza. Deputato all'Assemblea Costituente, fu rieletto nella prima legislatura repubblicana e divenne componente della Commissione Trasporti della Camera. È stato poi successivamente anche sottosegretario alle poste alle telecomunicazioni nella seconda guerra De Gasperi e sottosegretario all'agricoltura e foresta del terzo gabinetto De Gasperi. Vi avvia le conclusioni. Il loro esempio, l'esempio di Nicola Carlomagno e di Luigi De Filippo, dovrà essere monito per tutti noi, perché entrambi hanno difeso un ideale, il primo pagando addirittura con la morte. Grazie al loro sacrificio e al sacrificio di tanti altri partigiani caduti e trucidati di cui non si hanno notizie, noi oggi possiamo definirci uomini liberi. Ma la libertà è un ideale da conquistare e da difendere ogni giorno, proprio attraverso la memoria. Non bisogna mai dimenticare ciò che è stato per noi il fascismo e il nazismo e bisogna ripeterlo continuamente alle nuove generazioni. Grazie. Saluta per gli impegni presi precedentemente. Grazie Antonietta. Se vuole fare un saluto, sì. Ci riesce con la voce oppure viene qua? No, io ringrazio voi per tutto quello che avete fatto, in Maria soprattutto, l'associazione. Sì, è giusto che ricordiamo effettivamente questi nostri parenti patrioti che hanno combattuto per la libertà. Cosa che sosteneva questo mio zio che con delle mani vorrà sostenere tutti. Grazie, buonasera a tutti. La comunicazione di Maria poteva sembrare lunga, ma vi assicuro non ha tempi, e poi comunque lei è stata brava perché è complice anche la possibilità di condurre l'intervista ai congiunti del tempo, ci siamo come dire concentrati diciamo su Nicola e non su del tempo. La terza comunicazione invece a cura delle socie Lucia Carlomagno Gabriella Cosentino e Raffaella Cosentino, scusate io poi non sono un po' così, Raffaella Cosentino e Carmine Aglieppo, e per il gruppo di lavoro prenderà la parola Carmine Aglieppo, che vedo all'inizio. Anche per te vale il discorso dei 12 minuti massimi. Io veramente posso associare di molto perché del mio partigiano ha parlato molto bene Gabriele, quindi lo presento. Io innanzitutto ringrazio i figli di Giuseppe Carlomagno, Vincenzo e Gaetano, che sono qui presenti, e per noi è veramente un grande piacere. Allora, ripeto brevemente quello che è già stato detto. Giuseppe Carlomagno, nato a Lauria il 4/8/1925, è morto in un incidente sul lavoro il 17 marzo del 1954. È stato un partigiano combattente appartenente all'87esima Brigata Autonoma Valle d'Aosta del 9 agosto 1944, dal 9 agosto 1944 al 7 giugno 1945. Insieme ai suoi compagni, il 18 settembre 1944 subisce un attacco ad opera dei tedeschi al Col du Mont sul confine italo-francese, ove la sua formazione aveva un presidio in una casernetta. I partigiani, che riportano 2 morti e 4 feriti, però riescono a resistere e a riparare in Francia. Giuseppe Carlomagno muore in un incidente sul lavoro il 17 marzo del 1954 a Rubino, Salerno, lasciando moglie e 2 figli. E come ha detto la professoressa Rita Gaglietta, dopo che era tornata aveva fatto la valigia ed era ripartito per andare a lavorare.
sono stati intervistati i figli Vincenzo e Gaetano e in effetti loro hanno riferito che purtroppo il padre è morto quando Vincenzo aveva 4 anni e Gaetano ne aveva 2, per cui non ricordano assolutamente, non hanno memoria del padre, ma non sapevano neanche che il padre era stato partigiano fino a quando Gabriele Nicodemo gli ha comunicato la notizia. E quindi in effetti tutto poi quello che è stato trovato, tutti i documenti, ne ha parlato Gabriele, quindi è inutile che ne parlo io. L'unica cosa posso dire che il fratello di Giuseppe Carlomagno è andato nel luogo dove il fratello era stato partigiano ed ha mandato, hanno questa fotografia in ricordo, perché dove loro hanno trovato la lapide con il nome di Giuseppe Carlomagno, quindi era lì che era ricordato. Va bene? Io penso di non dover aggiungere altro perché già è stato detto tutto, per cui se vogliono i figli aggiungere qualcosa. Sono presenti in sala. Sì, i figli sono presenti in sala. Prego, non abbiate, noi siamo tutti una famiglia qui, quindi prego, venite. Prego, prego, non abbia detto. Voglio ringraziare la associazione per il lavoro fatto, chi ci ha dato questa comunicazione. Purtroppo noi eravamo piccoli e non abbiamo avuto l'onore di conoscere nostro padre. E certo che per me e per mio fratello è stato un grande onore sapere che era un partigiano, anche perché senza saperlo anche noi abbiamo intrapreso quella strada verso la sinistra, che ancora per me è un grande onore aver partecipato a quella battaglia. Grazie. Questa partecipazione familiare che non era scontata, e quindi passo la parola all'ultima comunicazione a cura di Laura, che è dietro di me, l'ultima comunicazione, anche questa sarà breve, per poi avviarci alle conclusioni. Anche per Laura vale il discorso dei 12 minuti. Ci rientrerò tranquillamente dei 12 minuti. Allora io vi presento Domenico Carlomagno, che in realtà allora Domenico Carlomagno, il consiglio di Gabriele, che è in collegamento, quindi sicuramente molto più ferrato di il nipote. Nata a Laurie il 31 ottobre 1923 e morto a Laurie il 17 marzo 2016, Domenico Carlomagno ha combattuto per la libertà in Albania e Jugoslavia. Non ha ancora compiuto 20 anni quando il 28 luglio del 1943 viene imbarcato al porto di Bari sulla nave Italia diretto verso Durazzo. Il giorno dopo è già sulle coste adriatiche albanesi e viene inquadrato nel 26esimo reggimento Autiri, compagnia di smistamento. Carlo Magno è operativo al 162esimo reparto pesante posto militare quando al reparto arriva la notizia dell'armistizio. La reazione dei tedeschi è immediata, l'esercito del Reich occupa l'Albania e la richiesta agli ex alleati di consegnare le armi viene accolta dai comandi italiani. Sono passate poche ore dal proclama di Badoglio e il 9 settembre Domenico è tra i prigionieri diretti a un campo di concentramento. Nonostante la situazione critica, riesce ad evadere dal campo insieme ad alcuni ufficiali guidati dal colonnello comandante del 144 gruppo automarco. È il 17 settembre, i fuggiaschi prendono contatti con la resistenza locale e Carlo Magno entra nella brigata partigiana albanese. Durante un combattimento a Elbasan viene catturato e condotto nuovamente in un campo di prigionia. Il campo è il IPAC 533 a Bitola, nella parte di territorio macedone appartenente alla ex Jugoslavia, ma che con occupazione tedesca era stato trasferito sotto l'amministrazione della Bulgaria unita alle forze dell'Asse.
Intanto l'esercito sovietico si stava avvicinando. Il 18 settembre del 1944, dopo la capitolazione della Bulgaria, Domenico riesce ancora una volta a fuggire e a raggiungere in montagna i combattenti dell'esercito di liberazione nazionale jugoslavo. Fino al 10 febbraio del 1945 fa parte della 7ª brigata d'assalto. Rimasto di stanza a Skopje in Macedonia, a dicembre viene inviato nell'allora capitale jugoslava Belgrado e inquadrato nel battaglione Unità Partigiani Italiani. Come attesterà il comando della città di Belgrado, in ogni momento della lotta di liberazione Carlo Magno si era sempre mostrato combattente, valoroso, disciplinato e onesto. La guerra in Europa è finita da tempo quando il 26 maggio 1946 Domenico Carlo Magno si imbarca a Spalato per tornare in patria. Arriva a Venezia, ha il Daspo nel 160 giorni, il 1 giugno 1946 arriva all'Auria, finalmente a casa. Ora, io ho avuto modo di parlare con il figlio di Domenico, Nicola, il quale doveva essere qui presente oggi, ma motivi suoi personali gliel'hanno impedito. Nicola mi ha raccontato che ancora una volta ritorna il tema del silenzio. A casa lui non parlava di quello che era la sua esperienza come partigiano. Mi ha raccontato Nicola, suo figlio, che le uniche persone con le quali il padre Domenico ha parlato della sua esperienza come partigiano siete stati proprio voi, Gabriele, suo nipote, e la figlia di Nicola, quindi la sua nipote. Soltanto a voi due Domenico ha raccontato la sua esperienza. E in effetti i documenti che si conservano in famiglia sono le cose che ha detto lui. Il messaggio che Nicola mi ha raccomandato di portare a tutti era quello che suo padre ripeteva sempre: non dovete distruggere ciò che noi abbiamo conquistato con tanta fatica, con tanto dolore. Quindi ciò che noi abbiamo conquistato, la nostra libertà, il bene di tutti, non dovete disperderlo, non dovete assolutamente disconoscerlo. A questo punto, visto che è ancora in collegamento Gabriele, se possibile magari interviene lui. Se vuole. Gabriele, ci sei? Ci senti? E ci sono ancora. Sì, con piacere, giusto qualche altra curiosità a proposito di Domenico, mio zio. Allora, lui non aveva mai, almeno con me, parlato di questo fino alla presentazione degli altri due partigiani. Poco quando stavamo preparando l'evento in piazza, mi avvicina e mi dice: guarda, tu stai cercando i partigiani altrove, ma li hai in famiglia. E io rimasi molto ma molto sorpreso. Che vuol dire ce li hai in famiglia? Ce li hai di fronte. Ma perché tu sei stato partigiano? Sì. E poi ti faccio vedere i documenti. I documenti, poi la cosa finì lì. Con molta mia sorpresa, i documenti Domenico, zio Domenico, fatemelo chiamare così, zio Domenico mi portò il 25 aprile 2015 in piazza San Nicola in occasione della manifestazione di presentazione alla cittadinanza degli altri due partigiani, ed erano i documenti che poi ho pubblicato in maniera così molto artigianale in quello che ho provveduto a stampare in proprio. E i documenti riguardano appunto le sue vicende. C'è un documento originale scritto a mano in lingua cirillica che poi feci tradurre dall'Ampi di Trieste,
li portò così, quasi quella mattina, e c'è, non so se lì della guardia c'era anche Piaggio Scaldaferri, orderanno senz'altro, quasi mi fece un rimbrotto, disse, c'è chissà chi mi disse, sappiate che chi c'è qui, chi è a conoscenza che ci sono altri partigiani, ma che poi pubblicamente prese l'impegno a fare un'iniziativa pubblica solo per te. E poi il gennaio successivo 2016 lo presentammo con una bella cerimonia, una bella iniziativa in quella sala, lo presentammo alla cittadinanza. E poi prima ovviamente gli avevo fatto un'intervista da cui è scaturito quell'opuscolo, e insomma mi ha narrato, sarebbe tanto da dire, ha narrato un bel po' di vicende. La prima curiosità è che insieme a lui per un altro reparto c'era il presidente Ciampi. Anche Ciampi è stato utile in Albania. E poi vabbè, le varie vicende, dal versamento delle armi ai tedeschi al riarmo per poi essere tradotti verso i campi di concentramento, e poi invece la fuga verso le montagne insieme al colonnello del suo altro gruppo. Da precisare che il colonnello andò verso in montagna, dai primi nuclei, il comando della montagna, andò ai primi nuclei e non si fidava molto degli uomini. Poi furono convinti e andarono tutti in montagna. Furono ricatturati e poi ci fu di internamento in questo campo di lavoro a Titola. Poi anche lì l'evasione e poi tutta la lotta partigiana in armi per liberare tutta la Macedonia. Poi doveva essere trasferito, a fine guerra dovevano rientrare in Italia, ma le vicende di Trieste, che non sto qui a ricordare, intorno al primo maggio del 45, fecero bloccare tutto, loro furono bloccati, furono riportati di nuovo in Jugoslavia e stettero lì fino al maggio del 46. E rientrarono in Italia, diceva zio Domenico, giusto in tempo. Lui lo dava la causa a Togliatti, furono fatti rientrare giusto in tempo per votare per la Repubblica. E queste sono delle, tra l'altro, durante quel periodo ha rischiato anche la fucilazione, perché ha portato nel campo di Titola. Fu soggetto il suo gruppo anche a decimazioni, e mi disse lui, guarda, io sono risultato ottavo, e quindi non ti lascio, ti lascio immaginare la paura che provai all'epoca per lo scappato pericolo. E ci sarebbe poi altro da dire. Mi preannuncio solamente che le mie ulteriori ricerche sulla questione di approfondimenti su queste vicende, sulle vicende albanesi in Jugoslavia, legate soprattutto al periodo, e quindi legate ai reparti di mio zio, le continuo ovviamente con i miei tempi non, non da professionista, ma così da appassionato, con i tempi lunghi che ho, ma le continuo a fare, spero di riuscire a concretizzare qualche altro elemento in più per aggiungerlo alla storia. Ovviamente poi lui, come è stato detto già prima, da Ride e da altri, lui fu costretto anche all'emigrazione ed emigrò in Venezuela, perché qui l'ha già detto Rita, i partigiani, soprattutto quelli meridionali, quelli al meridione, non ebbero gloria ed onore. E quindi anche questo, se non questo soprattutto, fu uno dei motivi del loro silenzio, e durato per tanto tempo. Poi probabilmente, per questi da costruire l'Ampi,
perché non voleva che si perdessero, questo fu anche un'altra intervista, me lo disse, non voleva che poi si perdessero le esperienze che aveva vissuto e soprattutto ciò che avevano contribuito a conquistare, poi come se si fosse liberato, sciolto un peso, tolto un peso, e poi si decise a parlare, probabilmente perché nell'ampi una custode delle sue, una custode, come dire, precisa, fedele delle sue memorie, delle sue vicende. A questo punto io chiederei a Fiorella di omaggiarci con intermezzo musicale a cappella, e chiedo appunto di ascoltarla con attenzione, perché ha avuto l'unico mezzo e la sua voce. Sto qui, e voi? Avvicina al microfono. Sicuramente il microfono. Buon pomeriggio, grazie per l'invito, spero di omaggiare la memoria con questa mia particolare interpretazione. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, e seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Sire, lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior, e le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutte le genti che passeranno, poi diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Perché ci avviamo a quella che è la parte un po' più strutturata del nostro incontro, quella appunto di fare una riflessione che parte appunto dalla storia partecipata e dalla storia orale che abbiamo sentito poc'anzi, e il recupero delle memorie orali di famiglie e a volte anche di singoli personaggi per fare una riflessione appunto, come dicevo, un po' più approfondita. Una riflessione appunto che curerà il professor Donato Verla sull'Università di Studio della Basilicata, ma che a questo punto pare dalle comunicazioni che abbiamo avuto avere un unico fil rouge, cioè quella appunto del fatto che la memoria ha tanti nemici. Come dicevo anche all'inizio del mio intervento, la memoria ha tanti nemici chiaramente nel percorso del tempo, cioè la distanza temporale che separa tutti noi da quei fatti che magari abbiamo, non abbiamo vissuto. Io personalmente non li ho vissuti, ma li ho appresi
diciamo, dai libri a scuola, prima o poi per interesse personale, magari leggendo, facendo qualche buona lettura. Poi c'è ovviamente l'oblio, cioè che avvolge tutto nella nebbia. C'è anche l'indifferenza, e l'indifferenza l'abbiamo vista quando appunto chi ha speso le proprie energie mettendo a repentaglio anche la propria vita, poi una volta tornato non si è visto riconosciuto proprio dallo Stato italiano, cioè quello Stato che nel proprio piccolo, con il proprio contributo aveva in qualche modo costruito insieme al movimento di lotta partigiana. E poi ovviamente, non ultimo, ma forse il più pericoloso di tutti, è il revisionismo storico, che si affaccia chiaramente alle soglie della storiografia. Poi chiaramente c'è un altro aspetto importante, cioè quello che ho cercato anche di valorizzare attraverso il recupero per quanto possibile della memoria familiare orale, cioè quello che non si trova nei documenti, perché la ricerca storiografica è una cosa seria, ok? La ricerca storica, e anche l'approfondimento storiografico sono due cose serie, non si improvvisano chiaramente, però è anche vero un'altra cosa, che c'è tanta parte di quella storia che i documenti non dicono, e che chiaramente è opportuno conoscere. Ne è un esempio la vicenda, appunto, nella nebbia, nell'oblio, di Graziella, sorella del nostro partigiano, la quale figura sarebbe stata ancora nell'ombra qualora noi non avessimo avuto questa intervista immacolata, scusate, io quel nome faccio un po' di confusione, immacolata, perché appunto sarebbe ancora rimasta nell'ombra, questo perché appunto in quello che è uno dei filoni dell'attuale storiografia, cioè la storiografia di genere, forse è opportuno anche ripercorrere la storia delle partigiane italiane a questo punto. E un ultimo elemento, con questo vi faccio un discorso invece che faccio e che facciamo insomma insieme a Donato, e forse è il caso, no? Di riprendere questo filone, diciamo, di ricerca, per una ragione molto semplice, perché la stessa pubblicazione che citava Nicodemo, che è stata pubblicata nei Quaderni Storici anche con la cura dell'Ambi e discorrendo, purtroppo se si scorrono i vari capitoli non si trova nulla sostanzialmente, o si trova molto poco per quanto riguarda la partecipazione lucana alla lotta partigiana. C'è molto per esempio sulla partecipazione lucana, sulla partecipazione campana, ma se io volessi trovare qualcosa, diciamo, di più strutturato sulla partecipazione lucana, a più ampio raggio, allargando la prospettiva dal lago Negrese all'intera regione, avrei estrema difficoltà. E quindi, sulla base di queste tre sollecitazioni, cioè i nemici della memoria storica, la necessità di recuperare quello che i documenti non dicono, attraverso però un metodo, che può essere quello dell'intervista, ma può essere anche attraverso il recupero di materiale documentario inedito, non necessariamente canonico, cioè quello conservato negli archivi di Stato, negli altri archivi, ma appunto attingendo agli archivi familiari, e ultimo ancora appunto, cioè quello di sistematizzare anche quella che è la partecipazione dei partigiani lucani alla lotta di liberazione nazionale, di che natura fu, quali furono gli ideali che spingono alcuni ad aderirvi, e quindi offrire un contributo che, ribadisco, parte dalla storia partecipata, dagli interessi personali che vogliono creare un raccordo della storia con il pubblico più basso, non necessariamente accademico, per lasciare qualcosa di concreto e tangibile a chi verrà dopo di noi. A questo punto do la parola a Donato. Allora, buonasera, vabbè, temo che non funziona, quindi funziona. E lui deve chiudere il suo. Ho chiuso pure, non tu devi chiudere, lui che devo chiudere, però non siete te.
No, mi hai cacciato proprio. Vabbè, ma di solito dietro la lavagna, invece mi metto. Avevo chiuso il microfono. Non tu, però doveva chiudere lui. Ok. Ecco. Va bene. Puoi chiudere il microfono, Gabriele? L'ha chiuso, ok. Allora, buonasera a tutte e a tutti. Io insomma faccio fatica ad intervenire adesso dopo tante ricostruzioni rigorosissime. Insomma, faccio i complimenti alle diverse organizzazioni, all'ANPI che ha però devi aprire il nostro centro. Dicevo, faccio i miei complimenti all'ANPI e a queste belle energie spese per la ricostruzione della storia, ricostruzione di storia locale, ma che è già tutta storia nazionale, voglio dire. È un contributo particolarmente significativo dato alla storia nazionale. Ovviamente ringrazio la FIDAPA per l'invito, l'ANPI, il comune di Lauria. Devo dire che trattare questo tema significa fare un'incursione in una questione ancora oggi profondamente divisiva, e per questa ragione c'è ancora bisogno di iniziative di questo tipo. Quindi ho accolto con piacere l'invito a conversare con voi, ma soprattutto a recepire le suggestioni e le sollecitazioni che sono scaturite da questo progetto di storia orale, di recupero della memoria attraverso le testimonianze. Abbiamo visto che con il passare delle generazioni poi queste testimonianze, per tante ragioni, perché i testimoni erano troppo piccoli o perché è difficile recuperare, rintracciare i familiari, c'è un'urgenza, no? Nella ricostruzione di queste vicende, perché effettivamente, come giustamente dicevi tu all'inizio, nel momento in cui la distanza temporale da questi eventi è tale per cui i testimoni sono scomparsi, la responsabilità scientifica passa alla storia. E quindi ben vengano queste iniziative, e soprattutto, insomma, lo dico subito, tutta la disponibilità a portare avanti progetti congiunti che ci portino a fare, mettere in campo scavi dal punto di vista della ricerca storica che ci consentano appunto di creare una mappatura sempre più completa. Devo dire che l'ANPI in questi anni ha svolto un lavoro pregevole da questo punto di vista, in quanto ha messo a punto un sistema di ricerca che è frutto di collaborazioni plurime, no? Ricordava prima Nicodemo la pubblicazione del volume a cura di Enzo Fimiani sulla liberazione d'Italia, e quello è un esempio di sinergia virtuosa fra associazionismo, mondo della ricerca scientifica, perché non ci sono prelazioni da questo punto di vista. Queste attività vanno condotte assolutamente insieme, perché sono il frutto di sensibilità che provengono da un esercizio consapevole della cittadinanza. Siamo a questo fondamentalmente. Io non posso non fare una considerazione che faccio soprattutto per me stesso. In questa sala ci sono pochissimi giovani. Ci sono pochissimi giovani, siamo tutti giovani di spirito da questo punto di vista. Si ritorna giovani, ma abbiamo necessità di fecondare il territorio con il senso della memoria. Ormai è un'urgenza, perché le stagioni che passano sono stagioni che ci riportano verso quell'oblio a cui facevi riferimento. E il tema dell'oblio, che è tutt'uno
che è tutt'uno con il tema della memoria, richiama soprattutto un concetto, che è il concetto di complessità. Noi spesso abbiamo schiacciato, come dire, il tema della lotta partigiana, della lotta per la liberazione d'Italia, come più correttamente, insomma, anche l'AMPI ha suggerito di descrivere quella fase storica, perché è una fase complessa, proprio nella prospettiva della complessità. Non è una storia semplice, è una storia fatta di tante storie. Correttamente prima Rita Gaglietta ricordava la declinazione plurale del concetto di resistenza, perché le resistenze sono state tante. Io brevemente, insomma, aggiungerò qualcosa da questo punto di vista, ma il tema dell'oblio della memoria è relativo sì al trascorrere del tempo, quindi il rischio è quello della dimenticanza, qui la storia dovrà fare la sua parte, ma il tema del silenzio, come correttamente è stato ricordato già più volte, è legato anche ad un'altra questione, cioè al collocamento, al difficile collocamento di queste esperienze nella storia repubblicana, e trascina con sé tante altre questioni. Noi come cattedra della storia contemporanea stiamo lavorando al tema per esempio dei confinati, ma c'è tutta la questione del silenzio dei primi decenni che ha riguardato per esempio quelli che tornano dai campi di concentramento, i pochi sfuggiti alla Shoah, mi riferisco in particolare agli ebrei. C'è tutto il tema dei prigionieri, che è stato oggetto di grande oblio e di grande silenzio. Qual è la questione vera? La questione vera è che la transizione repubblicana è una transizione complessa, fatta anche di compromessi, e il compromesso porta sempre con sé anche il silenzio. Rispetto alla storia partigiana, forse, immagino, il silenzio è legato per esempio al nuovo paradigma all'interno del quale la storia repubblicana, quella della ricostruzione, è tributaria, cioè il passaggio troppo rapido dall'antifascismo all'anticomunismo, cioè tutta la questione relativa al quello che Giorgio Galli definisce il bipartitismo imperfetto, no? Cioè il fatto che troppo rapidamente in Italia si è messo da parte l'antifascismo, perché la lotta prevalentemente era il comunismo, e quindi in questa logica, diciamo, le spese sono state fatte proprio dai partigiani in gran parte, che hanno avuto pudore anche a raccontare la propria vicenda, la propria storia, per tanto tempo, proprio perché probabilmente la Repubblica non ha assicurato loro quella visibilità o quel protagonismo che avrebbero dovuto avere. Poi probabilmente i partigiani hanno combattuto pensando di stare dalla parte giusta, e quindi forse c'è anche, immagino, una sorta di umiltà rispetto alla propria storia, per cui hanno fatto quello che un cittadino poi della Repubblica avrebbe dovuto fare per difendere e conquistare la libertà rispetto al fascismo. E rispetto per esempio ai prigionieri, è vero quello che veniva ricordato prima, dei prigionieri non si parla durante la guerra, perché la cultura di guerra, per la creazione insomma di un clima di consenso alla guerra e quindi di supporto allo spirito pubblico, il prigioniero è quello che deprime, che abbatte lo spirito pubblico, quindi dei prigionieri non si parla dei partigiani. Il tema del silenzio è un tema complesso, però mi pare che oggi rispetto a questo si siano fatti molti passi avanti. Dal punto di vista, come dire, e chiudo questa prima parte, della correttezza formale, insomma, delle ricerche, nulla da dire, insomma, Nicodemo, ma anche la signora Gaglietta ricordavano prima le modalità attraverso le quali hanno condotto le loro ricerche, e su questo forse potremmo poi rilanciare per approfondimenti successivi
la questione che riguarda insomma le ricerche a partire dall'archivio di Stato di Potenza, se vogliamo guardare come dire al contesto locale, ma io allargherei diciamo ad una storia regionale della, diciamo, dei partigiani che hanno combattuto al di là della linea Gustav, della linea gotica, eccetera, quindi nel centro-nord, a partire appunto dai fogli matricolari, come correttamente si ricordava, per fare una, diciamo, una ricognizione a tappeto, per esempio, delle annotazioni presenti nei fogli matricolari. Qualcosa lo abbiamo già fatto, lo ricordo, una tesi di laurea di un, appunto della nostra università sul caso di Picerno, di Tito, insomma, per cui questi ragazzi si sono messi a spulciare tutti i fogli matricolari. È una, come dire, una prima ricognizione indispensabile. Il fondo Ricompart, credo che sia quello a cui faceva riferimento prima Nicodemo, per il riconoscimento appunto dello status di partigiano, ma anche gli approfondimenti presso l'Archivio Centrale dello Stato, il comune di Lauria o i vari comuni dove appunto questi soldati e non, ovviamente. Ovviamente nel caso dei fogli matricolari ritroviamo le vicende dei soldati, ma poi c'è tutta una mobilitazione civile che andrebbe ricostruita. E la memorialistica, sì, giusto, gli archivi privati, lì dove abbiamo notizie degli archivi privati, ma esistono anche, ovviamente, lancio degli spunti, ma non è detto che portino a dei risultati, come la memorialistica, i diari, la diaristica, l'archivio di Piede Santo Stefano o gli archivi della cultura e della memoria popolare, quelli che sono insomma, a Udine, a Genova, perché in quelle zone probabilmente qualcosa potrebbe essere rimasto. Ma io ho ancora due minuti, no, perché sono arrivati a 11. No. Allora accelero, perché volevo dal punto di vista proprio storiografico, della lettura storiografica, fare qualche aggiunta, ma che sarà superflua perché ne parlavamo così conversando negli spazi tra un intervento all'altro. Di che cosa parliamo in questo caso? Parliamo di una resistenza, appunto, come dicevo prima, di portata avanti da meridionali nell'area centro-nord, cioè nelle zone occupate, o appunto nell'area di occupazione italiana, quindi parliamo prevalentemente dell'area adriatica, balcanico-adriatica, ma c'è tutta un'altra storia che fa parte, no, come dire, di questa trama, che appunto queste ricerche negli ultimi anni hanno consentito di ricollocare più correttamente dal punto di vista storiografico, e che è, diciamo, quella relativa agli spazi di resistenza nel Mezzogiorno. Cioè mi riferisco alla resistenza civile, ma anche alle insurrezioni, quindi a tutto quello che accade, soprattutto nei primi due mesi dopo l'8 settembre, nel Mezzogiorno, nella fase appunto di risalita degli alleati da sud. L'8 settembre giustamente è la data, no, spartiacque, che segna, diciamo, in qualche modo un momento di svolta che era cominciato con il 25 luglio, diciamo, con l'uscita di scena di Mussolini rispetto alla storia del Regno d'Italia fino all'8 settembre. Quello è un momento di grande sbandamento, giustamente, ma è anche un momento, secondo me, in cui il senso civico in qualche modo comincia a diventare prevalente. Mi riferisco alle tante cittadine e cittadini che hanno sostenuto a sud una campagna di resistenza, ma anche di reazione, no? Sono tanti i casi che potremmo citare, che secondo me sono spia indicativa di quell'antifascismo carsico che permane durante il fascismo. Qui insomma le categorie dovremmo richiamare dovrebbero essere anche altre, cioè il tema del consenso, quel tema che sfugge tutte le volte in cui si cerca di misurare il consenso vero al regime,
Ovviamente non sto cercando né di assolvere né di condannare, sto cercando con voi di capire perché nel momento in cui il regime diciamo viene meno e c'è quel momento di confusione, secondo me c'è una sorta di reazione autentica, no? Di chi ha dovuto sottostare alle logiche del regime e che trova in quel momento spazio di agibilità rispetto alla contestazione. E mi riferisco in particolare a tutte le vicende che sono state ricostruite in relazione alla Basilicata, i fatti di Rio Nero in Vulture di settembre del 43, che partono poi da episodi anche occasionali, ma che proprio in questa particolare contingenza lasciano trasparire, come dire, una serie di reazioni autentiche, no? Il caso di Rio Nero in Vulture è legato all'assalto di un magazzino militare per la ricerca di liberi, eccetera, che costa la vita a 18 persone, la rivolta di Matera del 21 settembre, che costa la vita a 26 persone, per cui Matera diventa poi medaglia d'oro valor civile. Le repubbliche partigiane come quella di Maschino, no? Nel 43, oppure l'insurrezione. E infatti è quello che avrei detto fra un attimo. No, è giusto, è corretto. L'insurrezione di Irsina, settembre del 43, Montescaglioso nel Materano, soprattutto Montescaglioso da questo punto di vista. Lavello, Venosa, Palazzo San Gervasio, insomma sono tantissimi, per parlare ecco, solo del Potentino, ed è un periodo particolarmente come dire, intenso di reazioni, perché quelle istanze si legano appunto alle lotte per le terre, alle lotte contadine, anch'esse diciamo sono spia poi di una certa capacità di reazione, perché le lotte contadine in realtà non si sopiscono mai dal primo dopoguerra, neanche durante il fascismo, sono duramente represse, ma noi abbiamo documentazione di casi anche negli anni 30, insomma di tentativi di insurrezione. Quindi è un'italianità vera, a mio avviso, che ad un certo punto prende le redini della storia repubblicana e ci traghetta verso, diciamo, la libertà e una nuova pagina, che è quella che appunto ci troviamo a vivere, come diceva correttamente il sindaco prima, mai dati, mai assunti una volta per tutti, e vediamo come ci sono, come dire, fratture inconsulte anche da parte di alte cariche dello Stato, dalle quali insomma poi riemerge una tendenza particolarmente inquietante. Quindi rispetto all'interrogativo di partenza, cioè l'oblio, il silenzio, e contro l'oblio il dovere della memoria, e quindi di nuovo i complimenti per il lavoro che avete fatto, io credo che mai come in questo tempo e in questo momento la parola sia l'antidoto contro il silenzio e contro l'oblio. Grazie. Ringrazio Donato per queste sue conclusioni. E, che dire, io credo che ci siano gli spazi per poter pensare a delle occasioni di ricerca un po' più strutturate che parlino di una lotta partigiana appunto al plurale, perché appunto le lesioni furono diverse, furono tante, e sarebbe interessante dal mio punto di vista, ma appunto un interesse come cultore, diciamo, appassionata di storia, capire un attimo quali erano non soltanto le pratiche politiche, ma gli ideali, le effettive consapevolezze che muovevano questi nostri eroi. Se posso aggiungere solo una cosa, proprio a margine, devo dire che diciamo, la mia disponibilità a portare avanti lavori di questo tipo si aggiunge, come dire, ad una collaborazione che è quella con il professor Cassino, che da quest'anno è tutore della materia della cattedra di storia contemporanea, che ho travolto già con alcune tesi di laurea, quindi a questo punto io credo che il compito sia assunto a quattro mani e non soltanto, diciamo, dal mio punto di vista, perché il territorio in qualche modo parte, dal territorio arrivano le richieste,
e noi come espressione di questo territorio insomma ci impegniamo a portare avanti questo lavoro e lo ringrazio ovviamente per la collaborazione. Bene, allora io a questo punto chiederei se c'è qualche intervento dal pubblico. Io vorrei semplicemente... No, io ho lasciato 3 minuti, sì. Lo dico, quindi no, se no sono solo 2. Allora, i miei 3... No, una cosa velocissima è che in tutto questo poi bisogna sottolineare che non c'è retorica. Attenzione, perché quando si parla di resistenza, di eroi, eccetera, il rischio di scivolare poi della commemorazione è molto forte. L'ANPI di Lauria, come tutta l'ANPI d'altra parte fin dal suo statuto del dopoguerra, agisce su 2 piste molto nette, molto precise, che sono la memoria collegata alla fedeltà alla Costituzione. Cioè si intrecciano questi 2 assi, va bene, che danno un senso reciproco. E allora il lavoro che si fa sul partigianato del Meridione, del Lago Negrese, eccetera, acquista senso nella misura in cui si riversa poi nell'impegno che l'ANPI pone in certe battaglie. Un esempio, c'è Peppe della Guardia, qui è lui uno dei protagonisti poi di tutto questo. L'ANPI, oltre a celebrare il 7 settembre, il 25 aprile, il 2 giugno, eccetera, eccetera, è in prima linea per il diritto alla salute, è in prima linea per l'autonomia, la lotta contro l'autonomia differenziata, pensata, immaginata da Calderoli, va bene? È in prima linea nei confronti delle scuole, e cioè della diffusione della Costituzione nelle scuole, e dimentico sicuramente qualche altra prima linea, la dimentico, sono sicura, però siamo lì, l'ambiente, lavoriamo ancora con il comitato, insieme al comitato del Fiume Noce, con altre associazioni per la pace, per la piena attuazione della pace, cioè quello, il messaggio che deriva dal sacrificio consapevole, inconsapevole, chissà come ci sono arrivati, eccetera, eccetera, quel messaggio deve essere tradotto in carne viva nella storia del nostro tempo, altrimenti non avrebbe alcun senso. A questo punto una piccola postilla. Il mio grande cruccio è quello di non riuscire abbastanza a coinvolgere i territori. I territori rispetto a che cosa? Alle istituzioni culturali e non della Basilicata, ma soprattutto il mio grande cruccio è quello di non riuscire a coinvolgere i giovani. Facciamo fatica a parlare con i giovani, e credo che non è un problema solo di comunicazione, è un problema di sensibilità e di una debole educazione alla cittadinanza. Su questo credo che tutti gli attori, le associazioni del terzo settore, le università, la scuola in primis, perché nella scuola si ha la prima educazione alla cittadinanza, debbano essere sinergici e non sentirsi come reciprocamente allergici. Questo è il mio obiettivo ed è una delle ragioni per cui ho cercato come FIDAPA di inaugurare questo nuovo corso dell'associazionismo, almeno come, perché l'associazionismo è purtroppo in crisi, quello appunto delle reti di associazioni, delle collaborazioni. Non so se ci siamo riusciti, però ce la stiamo mettendo tutta. E appunto vedere negli altri non degli ostacoli, ma delle opportunità. Ognuno di noi, nel proprio piccolo, è un'opportunità per l'altro nel momento in cui riesce a portare che cosa? La sua esperienza, la sua storia personale e anche la capacità appunto di collaborare senza appunto che l'uno si senta
come dire, minore all'altro, ed è questa, diciamo, il vero acquisto dello spirito civico. Se non c'è questo aspetto fondamentale del sentirsi reciprocamente alla pari, credo proprio che sia difficile costruire qualsiasi senso di autentica cittadinanza e recuperare quello che è un discorso molto importante che riguarda un altro aspetto che non è stato ancora citato, che è quello della sociologia della memoria. Appunto perché la memoria ha diversi gradi, diversi livelli e diverse consapevolezze, però è importante che ciascuno ne abbia una parte. Beh, se ci sono ciò che adesso dica non entro nel merito delle cose fatte perché le conosciamo. Ciò che diceva Rita, no? Citando tutta la serie di esperienze che stiamo facendo sul campo e sul territorio, è un'esigenza che parte esattamente da quando abbiamo avviato con Gabriele queste ricerche. Tu puoi confermare questa cosa, no? Queste ricerche sia sulla questione partigiani, sia sulla questione sette settembre. Perché? Perché allora noi ci siamo posti, insomma, una domanda: come uscire dalla ritualità di certe, come dire, scadenze commemorative, stavo dicendo. Come uscire? Bisogna uscire, assolutamente. Non ci si può appiattire nel ricordare cose sempre allo stesso modo. Proviamo invece a renderle tutte attuali, proviamo invece a leggere in queste cose ciò che ci può servire per, come dire, fare oggi ciò che in qualche misura ci hanno detto di fare un po' di anni fa. La domanda è, per questo motivo io insisto ancora, e Antonio è come dire, testimoni di questa cosa, sotto Antonio, insisto ancora con uscire da questa ritualità. Le cose alle quali ci faceva riferimento prima Rita corrispondono esattamente a quella che è l'applicazione sul territorio dei principi della Costituzione e a quella che è, come si diceva, ciò che praticamente ci hanno tramandato, ci hanno detto di dire. Allora, francamente, se noi non ricaviamo da questi momenti gli spunti per attualizzare ciò che facciamo, io sono stato sempre molto critico in tutto questo. Ricordare è una cosa assolutamente stupenda, va fatta, ma è applicare quel ricordo, riapplicarlo quel ricordo, essere critici rispetto a quel ricordo. Per esempio, quando è stata cantata, quando è stato prima Bella Ciao, che mi congratulo con l'interpretazione, eccetera, ho finito. No, Fiorelli. E come? Stavo dicendo di Fiorelli. L'interpretazione di Fiorelli, sì, la conosco bene, e finisco subito. E Vincenzo si è alzato cantando, no? Io mi sono emozionato, perché nello stesso momento io stavo alzando il pugno, perché noi diamo a quella canzone un significato preciso, che è quello di dire, non ricordiamo soltanto le cose, ma facciamo oggi come azioni che in qualche misura vadano in quella direzione, e non mi sembra che sempre le facciamo queste cose.
Antonio, forse devi riuscire a... minuti, abbiamo sforato soltanto di qualche minuto, insomma. Sarò brevissimo anch'io. Un saluto al tavolo della presidenza, come si suol dire, un saluto al pubblico che ha avuto la pazienza di partecipare a un evento come quello di questa sera, l'8 luglio, quando sappiamo che si preferisce fare altro. Io faccio due o tre cose. Parto da una considerazione: noi nella nostra regione non ha un istituto storico per la resistenza. Noi come ambi ci siamo posti questo problema più di una volta, ma non abbiamo la forza, le risorse economiche per farlo. Avevamo chiesto alla regione un supporto, però non ci è stato risposto picche, soprattutto con questa consigliatura. Abbiamo cercato di sopperire, o perlomeno ci stiamo avviando a sopperire a questo, costituendo un gruppo di esperti, li abbiamo chiamati, dove il professore Verrastro credo che ci vorrà onorare della sua partecipazione. Di farne parte. Sì, no, perché non era formalizzato, ma credo che qualcuno c'ha. Lo stesso Carmine Cassino, Rosanna Lampoglia e un po' di altri, cioè, del resto ringrazio ancora una volta il professor Verrastro per la sua disponibilità, la partecipazione delle manifestazioni dell'AMBI, lo stesso Carmine che oltre a partecipare alle manifestazioni che organizziamo qua a Lauria ha partecipato anche ad altre manifestazioni organizzate da altre sezioni. E questa era una prima cosa. Altra cosa è, voglio dare un'informazione, noi come sezione di Lauria abbiamo individuato nella Conegrese propriamente detto, che significa questo, i 12 comuni della Conegrese, perché spesso in Conegrese a Potenza intende da Maratea a Terranova, non è così, la Conegrese che finisce a Castelluccio, Viccianello, Latrone, che è poi comune della Valle del Noce. Abbiamo individuato 50 partigiani censiti sul sito del Ministero dei Beni Culturali, con le schede, e quindi abbiamo iniziato un lavoro che magari poi ci rapporteremo, sentiremo per farlo insieme, perché appunto avantieri, incontrando un'altra manifestazione, qualcuno di Viccianello, presi accordi per andare a fare un'iniziativa a Viccianello. Abbiamo parlato con il sindaco di Latronica, stiamo vedendo su Lago Negro, dove a Lago Negro c'è stata l'unica partigiana donna del nostro circondario, anche se partecipò alle quattro giornate di Napoli, no? Quindi è l'unica donna che compare nell'elenco dei 50 nomi individuati. Ed anche a Lauria noi abbiamo le schede di 8 partigiani, quindi insomma dovremmo approfondire questo aspetto. Prima del Covid, e ringrazio Gerardo Mercione che ci permise di individuare un altro Carlo Magno, no, pardon, Caputo Francesco di Rivello. Io facendo le ricerche nell'archivio di Stato a Potenza mi ero imbattuto appunto in un documento che si diceva che c'era una comunicazione della prefettura al comune di Nemoli, perché il Caputo è nativo di Rivello ma era sposato a Nemoli, e praticamente comunicavano al comune di Nemoli di avvisare la famiglia che era stato trovato morto il partigiano Caputo Francesco. Quindi anche là
non abbiamo approfondito una serie di motivi, ma approfondiremo anche quell'aspetto. Così come abbiamo individuato sull'Auria ben 43 IMI, internati militari, ma credo che siano molti, molti di più, cioè 43, perché anche là molti non l'hanno detto in famiglia, o perlomeno la famiglia ha rimosso, perché io, il papà di un mio compagno di scuola, non aveva detto al figlio che lui era stato prigioniero, glielo dissi io quando avevamo 15-16 anni, no? Perché tra l'altro si incontrarono in un campo di prigionieri in Polonia con mio padre, perché io sono figlio di un internato militare, ecco perché io lo ecco, Carmela, vediamo se nel nostro elenco c'è diplomatica. Per cui il contributo in effetti che è stato dato alla resistenza dal meridione credo non sia trascurabile, è probabilmente poco noto, poco studiato e poco pubblicizzato, diciamo così, però fu certamente un notevole contributo, perché finisco, nella regione Basilicata, tra la provincia di Potenza e la provincia di Matera ci sono stati più di 600 partigiani. Se facciamo il rapporto con la popolazione vediamo un po' che evidentemente fu un contributo sostanzioso, no? E quindi sarebbe opportuno approfondire e conoscere meglio questo contributo. Poi per quanto riguarda, volevo dire a Peppe della Guardia, siccome ci scontriamo sempre perché Peppe il restio e ci dice sempre che la retorica, i riti, io gli rispondo volgarizzando, scusatemi il concetto, certe volte dico, ma la Chiesa che si dice che è maestra di vita, i riti li celebra tutti i giorni e su 2000 anni che li celebra, no, e non si sono stancati, e non si sono stancati, no, che ne celebriamo qualcuno oppure noi, no, io penso che non facciamo male, soprattutto se diamo il senso delle cose che appunto dicevi tu Peppe, e soprattutto se riusciamo a smuovere un poco gli studenti, i giovani che in questo momento sono distratti altre cose. Noi facciamo più manifestazioni, quest'anno abbiamo fatto anche un concorso grazie al contributo di Germano, di Rita, di Peppe, di tutta la sezione, Giovanni Filizzolo qui presente, speriamo di ripetere l'esperienza l'anno prossimo, non perché deve diventare un rito anche quello, ma perché insistendo probabilmente riusciamo a smuovere qualche giovane. Io mi taccio, sono stato... Se dimenticati Gabriele, c'era... Lo vedevo là. E Gabriele tra l'altro l'ho contattato io. Abbiamo lavorato chiaramente sul lavoro iniziato da Gabriele, quest'anno è l'80° anche del bombardamento di Lauria, lo ricordava anche il sindaco, ci stiamo organizzando, vi garantisco che non è semplice, ma come fu fatto in occasione nel 2013 del 70°, stiamo pensando di non fare il solito rito, ma di organizzare qualcosa di più importante. Gabriele, grazie a te per aver insieme ad Alessandro Fontone contribuito a creare l'AMPI nella provincia di Potenza. Era il 2011. E grazie alla FIDAPA per questa collaborazione che abbiamo iniziato, ma so che ci sono stati degli eventi anche a Melfi, qua nella provincia di Potenza, e in generale in Italia l'AMPI e la FIDAPA organizzano delle manifestazioni. Grazie a tutti. Il ruolo del moderatore è un ingrato compito, però il mio compito è anche quello di stare nei tempi, quindi una piccola chiosa, conoscere
non è mai retorica. Cioè, c'è una bella differenza, voglio dire, ok? Quindi la conoscenza, comunque condotta, non può essere, quando appunto non è di fazione, la conoscenza non può essere assolutamente retorica. Il bisogno di conoscenza, se poi stato così, si intreccia con la storia, la conoscenza è storia, questa qui è la storia, è tremenda. Prego Carmine, l'ultimo intervento credo della serata. Carmine, sì, no, prego, anche qui devi venire qui perché sennò allora ve lo faccio fare. Volevo, non, saluto tutti, non entro nel merito. Sentiamo. No, dicevo, sono questioni. Vieni qua che ti inquadrano pure, vieni, c'è il microfono. No, vabbè, acceso. Non è importante, rischio di rovinare il microfono. No, l'inquadratura. No, dicevo. Un po' di gioventù. Sulle. Proprio la questione del metodo. Vabbè, non entro nel merito dell'impegno, come dire, veramente prezioso, multitematico dell'AMPI, come ha detto la professoressa, dall'ambiente, cioè voglio dire, io partecipo anche pochissimo, non solo perché sono a Potenza, ma perché spesso non sono sul territorio, ma già fosse solo per l'impegno contro la riapertura di San Sago, l'associazione meriterebbe una medaglia al valore civile, anche perché è veramente una nuova resistenza, no? Anche per la pericolosità del tema. Quindi grazie per questo. Vengo sul metodo però, no? Perché dando tutta la disponibilità a collaborare, accogliendo, come dire, l'invito del professor Verrastro, con cui quest'anno abbiamo già fatto imbastito già importanti discorsi di ricerca, il professore ha anche pubblicato su Basiliscos, che è uno strumento secondo me ancora un po' troppo sottovalutato, lo dico proprio non solo perché sono l'ideatore e il direttore scientifico della rivista, ma adesso vi spiego perché ha già dato un contributo in questo senso, proprio nel senso in cui volete andare voi. E il metodo è importante, nel senso che alla fine si può fare la ricerca orientandosi sulla public history, ma pure la public history ha dei criteri molto rigorosi che l'Università di Basilicata, e non a caso proprio sull'ultimo numero di Basiliscos abbiamo fatto un approfondimento riguardando una pratica di public history sulla migrazione del vulture, curata da due bravissimi ex allievi del professor Verrastro, deve avere una sua validazione molto rigorosa, e questo lo può fare solo, permettetemi di dirlo, solo l'università. Cioè, solo l'università può poi dare, come dire, il sigillo, no? di validità scientifica, perché laddove non c'è validità scientifica scatta la retorica. Ecco, questo è il rischio. La retorica non sta tanto nella ritualità, per quanto io condivida certe, come dire, tue preoccupazioni, ma la retorica scatta laddove la fallacia scientifica emerge, e questo è molto importante, quindi il rapporto dei territori con l'Università della Basilicata, che per fortuna nell'ambito degli studi storici può vantare un'alta credibilità. Venendo alla questione che dicevi tu, la ricerca sugli internati ebrei in Basilicata, faccio presente che già nel numero 1, nuova edizione di Basiliscos del 2014, quello fu, diciamo, lo spunto da cui poi ha tratto il suo lavoro pubblicato lo scorso anno, Gaetano Petraglia ha già censito tutta la presenza degli internati ebrei nel Lago Negrese, in maniera particolare al Lago Negro, dove c'era il grosso di questi esiliati, ma anche a Lauria, tra l'altro 40, al Lago Negro eravamo sulle 120 unità, tra l'altro a Lauria, forse lo sapete, io quando poi ho provato a ritrovare delle tracce nel cimitero di Lauria Superiore, c'erano tombe ebraiche, che io ce n'è rimasta una sola, perché poi nelle riformulazioni del cimitero mi sa che sono saltate, ovviamente dell'elenco delle vittime, c'è Giulia Lavi, che
perché è un ebreo, esatto, internata no? di 19 anni no. che fu colpita esatto. da Dice, siccome Gaetano Petragli ha pubblicato la Matta di Piazza Giudia per Giuntina, che è una casa editrice romana molto importante, dove ha fatto tutto un lavoro rigoroso di ricostruzione storica, ma l'Auria ancora non è stato presentato. Tra l'altro io avevo chiesto anche al padre un volume da portare alla biblioteca di Ateneo, ma non ho mai ricevuto risposta, forse non ce l'ha. E sarebbe forse importante organizzare la presentazione del libro di Gaetano Petragli. Se volete... Oh, ok, se volete andare in quella direzione, se l'interesse è indagare sulla... come dire, sulla questione ebraica sul nostro territorio, forse sarebbe l'occasione giusta. 12 agosto, no, io non ci sono, io il 23 luglio parto e torno il 25 agosto, però è giusto che insomma si vada in questa direzione. C'è la banca dati di Anna Pizzuti che è molto importante. Le esperienze senza tante remuniamento dentro al quello che è molto consolato. Ok, benissimo. Il punto è proprio questo, e lo dico ovviamente perché insomma chiaramente io sono docente a contratto all'Unipass, chiaramente non sono strutturata, però sono docente a contratto. In questi anni, sostanzialmente, che cosa io ho visto? Ho visto una difficoltà di dialogare con i territori, dove ci sono esperienze di ricerca, ovviamente, ma che appunto attendono, che cosa, come diceva Carmine, la validazione. In alcuni casi necessitano di una guida per quanto riguarda il metodo, e soprattutto perché se l'Unipass non assolve a quella che è la missione del terzo settore, credo appunto che l'Unipass perda un'opportunità straordinaria per la propria riuscita. E con questo io direi, se non ci sono altri interventi, di concludere diciamo questo nostro dialogo con la cittadinanza, che appunto non voleva essere un convegno, ma voleva essere diciamo un momento di riflessione, di stimolo, di attivazione diciamo di se stessi, anche nella partecipazione che c'è stata delle socie, l'avete vista insomma, la partecipazione dell'AMBI che ha fatto prima e sta continuando bene, e appunto nella sinergia, appunto, il valore appunto della sinergia e della collaborazione che insomma mi sembra importante. E che dire, io concluderei con una cosa, con un intermezzo musicale che condividiamo tutti e che è in Italia. Vi saluto il mio angelo custode da lontano. Okay, saluto anche Gabriele di Potenza, stavolta non ho sbagliato, e direi.